Mi ha messo qui dentro, ma uno di questi giorni finisce male, ma sta casa. Oh, Luise, smettila, che stamattina è serata. E senza che fa tanto la spaccona, finisce male, non finisce male. Noi non siamo gente di strada che gli piace di far caciara. Perciò tu, zitta zitta, te pigli le tue carabattole e te ne vai, sa? A me piglio le mie carabattole e me ne vado? Mi sa che tu con certe sei ammattita. Ve ne andate voi, non noi. Ve ne andate voi, perché il babbo contrattò l'affitto e firmò lui. Sì, ma si misero insieme solo perché sono parenti. Sei parenti? Alla lontana, lontana. Alla lontana. Ma se felice il figlio di un fratello, della nonna, del padre, del tuo babbo? Sì, del fratello, del cognato, della porra biscottara dall'Erona. Non ci credo, ma manco. No, si misero insieme perché Felice fece il garante, quel pezzo di stupido. Ma intanto il padrone avanza 5 mesate. Io voglio vedere chi le caccia a ste sorde. Prima mi ha dannato di disimpegnare tutta la roba mia, e specialmente l'anello con le turchine che mi impegnai per farvi mangiare E lo sapevo io che riusciva a fare con st'anello con le turchine, manco fosse impestato di brillanti. Nanilluccio che pesava niente, quel buon impegnatore per darmi 5 lire ci vuole la mano del cielo. Pensa un po'. E che volete? Io quello c'evo. Fondo una sarta ero e quel poco d'oro me lo compravo con fatica. Certo, avessi fatto anch'io l'amore con signorino. Mamma, che ce l'hanno con me? Ma non gli è da retta, non gli è da retta. Luise, sì, la mia figlia fa l'amore con signorino, lo fa onestamente. E tu non sei degna di parlare così di sta figliola. Lei è tanto brava. Ci sono giorni che ne esce di casa per settimane. E poi, Luise, le fatte tue si sanno. Le fatte mie sono chiarissime e parla come da parlasse e no te rompo l'ossa. A me mi rompe l'ossa, ma vattene, va, lavandaia! Senti chi parla, ma ti sei scordato che il tuo fratello era un risola scarpe? Ma io, ma, sì, Giovanni? Non mi è da retta, ma. Mio fratello fa le scarpe di raso a tutte le ballerine del teatro. E quando si nomina Mastro Sì, Nanni. fa certi affari con le ballerine. Oh, Luise, non ti permetto di parlare a voce alzata con No, me, tu quando parli con me ad asta zitta. Beh, a me non mi piace di fare le chiacchiere. Io fuori. E manca a me, mi piace. Quindi vediamo di navecci a che fa fino a stasera, perché se no succede qualche guaio ma sta casa. Ma la porta! Questo può essere felice, io non gli voglio aprire. E manco io voglio aprire. Perché se è quel nulla facente del mio marito, come sto adesso, gli ammollo un morso appena lo vedo. La porta che non la sentite? E che ci siamo solo noi, ma sta casa? Io non voglio aprire perché può essere che è il marito vostro e io non sono la serva sua, eh. Vabbè, Paolo, via, fa niente, va, apri tu, forza. Certo. Potrebbe pure essere babbo, se no col cavolo non mi muovevo. Signor Gioacchino, è il padrone di casa. Oh, è arrivato un tempo, un tempo. Buongiorno. Buongiorno, Come stiamo? Stiamo bene? C'è male, grazie. Certo, abitavo sempre in sette, ma star bigocca. Ma Pasquale non c'è? No, si deve ancora ritirare. Ma come? Ma sono le 5 e ancora sa da ritirare! Evidentemente ancora sa da ritirare, Ma Felice manco c'è! Non c'è. Ho capito, ma non è che posso venire qua tutte le volte io, Dite alle vostre marite che mi hanno da pagare! Io ci avanzo 5 mesi di pigione e posso più aspettare! Ma questi sono affari che a noi non ci riguardano. Rivolgetevi a chi ha firmato l'affitto. L'affitto l'ha firmato Pasquale, ma voi non abitate con lui, eh? Ma che c'entra? Che c'entra? Sempre Pasquale deve pagare. Ma signora Concetta, avete sentito? E certo, vi dovrebbe pagare Pasquale sempre che voi aveste avuto fiducia in lui. Ma voi voleste il garante e di conseguenza il garante paga. Il garante c'ha da pensare a me e al figlio che c'ha. Ah, e te lo cure tanto quel bardasso! Lo fa girare senza camicia! E mo c'ho da pensare io? C'ho da pensare lui. Io già ho sta figlia del mio povero marito e già è troppo pure quello che ho fatto.
Poi mica è figlio a me, ma è figlio dell'altra moglie. Ah, certo che se c'era lei qui le cose sarebbero andate diversamente, eh. Non c'è zitta perché sennò mi arrabbio davvero stavolta. No, io mi arrabbio. No, io. No, io. No, 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 qui se c'è uno che sa di arrabbiare, quello so io. Ma perché mi avete preso per il vostro zampillo? Ah, che bello affitto che ho fatto, proprio bello, sì. Scusate, signor Gioacchino, si fanno queste chiacchiere davanti a voi. Ma che mi importa a me dei fatti vostri? Io vengo qua per essere pagato e non posso più aspettare. Anzi, lo sapete che vi dico? Non mi metto a ciccia e aspetto carino le vostre marite. Altrimenti mi avvalgo dei diritti che mi dà la legge. Prima e seconda citazione, poi sentenza e poi sequestro. Sì. Ma che sequestro? Queste sono disperate, ma quando le vedo tutte quelle soldi e non volemo pagare due lire ma il portinaio e va bene le pagate, e non volemo pagare due lire per l'acqua, va bene le cacciate, e non volemo pagare due lire manco per la luce, ma fate come vi pare, ma io tutto questo che vado a fare, eh? Disperate, queste sono disperate, mamma mia, disperate. Concia, stasera poi quando torno al vostro marito mi dovete far spiegare quelle quattro parole che mi avete detto. Vabbè, ve le farò spiegare. Perché capite, voi siete vecchia e uno con voi non ci si può mettere tanto a litigare. E non gli fa niente che so vecchia, quando vuoi parlare, parliamo. E vabbè, stasera parliamo. E se quel torso del tuo marito si mette in mezzo, lo strimogno. Ma... No, ma vattene, lo strimogno! Ma non ha fatto niente, ma la Duida può fare la ricca dei chiacchiere. Vabbè, ma mo smettetela però, eh? Avete sentito, signor Gioacchino, che coraggio che c'ha a chiacchiere? C'è quella povera creatura di 8 anni che la manda in giro senza camicia. Ma che gli importa a lei, mica il suo figlio? La sua figlia è Evelina. Quello è il figlio della prima moglie. Ma la prima moglie mica è morta. Sono separate da 6 anni! Signora Concia, lasciatemi perdere, io ancora sto a pensare 5 mesate, eh! E il babbo non ci vede. Oh, ma io ho fame! Cocca mia, c'ha ragione, ma come famo? Signor Gioacchino, prestatemi 5 lire che domani ve la ridò. Signora Concia, sono partito senza una lira. Niente, quello non si vede e io me lo può fare impegno. Io sto soprabito, ma con queste due lenzuole. Senti, Paolo, io mo fo presto presto, eh? Allora, porto mezzo rotolo di spaghette per me e per te. Una fettina, una io, una te, e ci mangiamo tutto noi alla faccia loro. Alla faccia vostra. Tu e te la tua mamma. Tu intanto metti sull'acqua, eh? Sì, sì, faccio presto presto. Permettete, signor Gioacchino? Nate, nate. Mamma mia. Ma queste quando me le danno tutte quelle sorti? Guarda, le siete sbagliate, le legna da una parte, stavo lì. Letto che manco regge, mamma mia, guarda, mi sono disperato. È permesso, bellezza mia? Chi? Il signor Gioacchino Castello, e voi come mai da queste feste, bellezza mia? Ma niente, perché sono venuto a riscuotere le sorti dei due gentiluomini che si affittarono sto locale mio. Ma voi piuttosto che ci fatemi qui? Io ve lo dico, bellezza mia, ma non dite niente a nessuno. Ma ci mancherebbe altro, anzi, mettetevi a ciccia e raccontatemi, eh? Dite dovete tutto. Sapere che sono follemente innamorato della figlia del signor Pasquale Fissagatti, Paoletta. Una vera rosella di maggio, e per questa rosa farei qualsiasi cosa, bellezza mia. E scusate, col vostro babbo come state? In pace o in urto? In urto, sempre in urto. Niente. Beh, si sa, 2 mesi fa ho preso i 1500 franchi dalla scrivania e me ne andai. Lui non disse niente. Ma mo non mi vuole più ricevere in casa. Ah, e detto niente? Sì, ma noi facciamo sempre così, eh? Io quando ho bisogno di soldi vado là, me li prendo e poi me ne vado. Poi per mezzo della mia sorella o di qualche amico ci faccio la pace. Mo per esempio, bellezza mia, non c'ho più un soldo. Domani devo assolutamente fare la pace col babbo. E scusate, e se domani il babbo non vuole far pace, voi come fate, bellezza mia? Ma la fa, la pace, la fa.
C'è il babbo che è ricchissimo. L'inglese quando morì lascia tutto a lui. Inglese? Quale inglese? L'inglese dove il babbo lavorava come cuoco. Ah, perché era cuoco? Certo, non lo sapevate? No. 3 anni fa lavorava con un cuoco ricchissimo ed io ho fatto 3 anni lo sguattero con lui. Ha capito, è stato 3 anni impiegato al ministero questo. Gli voleva bene come un figlio e quando morì mi pare che gli lasciò 300.000 lire. Ah, che bella fortuna! Ma poi solo questo? In più c'è mia sorella che è prima ballerina a Roma e ogni stagione porta a casa 5-6.000 lire. E voi capite, signor Gioacchino, ma che ci faranno mai con tutti questi soldi? E vi va bene se ci guadagnate qualcosa pure voi, vero, bellezza mia? Esatto. Però vi prego, non dite niente al babbo. Ma no, no, non ve lo occupate. Anzi, domani, siccome gli devo far vedere la casetta giù alla rocca, se volete, ci metto anche la buona parola, eh? Grazie, grazie. Che è Paoletta? Dove? Quanto è bella, signor Gioacchino, non fate niente? Gli voglio fare una sorpresa. Vabbè. Ho alimentato il fuoco e ho messo sull'acqua. Ma quando arriva la mamma? Eccomi a te, bellezza mia. Lui! Che vergogna, sempre vede il ventaglio. Scusate, ma perché siete venuto così tutti insieme, eh? No, sennò vieni anche un po' alla volta, vi preoccupate. Ma come? Ieri mi feci segno che sarei salito questa mattina. Ma se volete che me ne vada, me ne vo. No, no, ma capite, se avessi saputo, Signor Gioacchino, pigliate sto ventaglio! Ma che volete? Andate via, andate via! Quando una fanciulla sta sola a casa, non sta bene che riceva un giovanotto. Specialmente poi se sta ragazza non lo sa. Perché io conosco l'educazione e so come sa da ricevere un signorino. Ma quale educazione? Ma quale ricevere? Tu sei sempre bene, bellezza mia. Io sono venuto qui in casa vostra per 2 cose. Prima per sentire da quella bocca se mi ami veramente. E seconda cosa per parlare con la mamma e col babbo. Dunque, rispondetemi alla prima, bellezza mia. Guarda che bella figura sto fa qui dietro. E la prima cosa, mi pare che non ci sia difficoltà. Voi avete potuto vedere se vi voglio bene o no. Signor Giorgio, pigliate sto ventaglio! Ancora? Ma andate via! Ogni sera siete stato più di un'ora fermo davanti alla finestra mia. E io, pioveva o faceva freddo, sono stata lì affacciata senza muovermi. Mi pare che questa sia la prova che vi voglio bene. E mo più ve ne voglio, perché ho sentito che volete parlare con la mamma e il babbo. Brava, brava Paoletta. Ma perché nascondi quelle belle manine? Fammene bacia una. Oh no, questo proprio no. E quando avrete parlato con la mamma e il babbo, se loro vanno, E allora ve le farò baciare. Mi pare regolare. Giusto così. E farò tutto quello che vuoi tu, bellezza mia. Ma perché c'è questa faccia così pallida? C'è qualche preoccupazione? O forse è la passione che c'hai per me? Parla. Ma no, vedete, io sto sempre così. E a volte so così scarucea che la gente pensa che sono malata. Mentre io sto benissimo. Non è vero, signor Gioacchino? Sì, sì. Signor Gioacchino, quella bardassa se muore di fame. La sua mamma gli ha dato prima dovesse per portarsi a casa la fettina e 2 maccheroni. Ma voi che dite? Quell'angioletto se muore di fame? È proprio così, bellezza mia. Ma io ho solo 4 soldi in tasca. E scusate, da me che volete? Giusto che fare, se non c'ho soldi, c'ho credito per tutte le trattorie. Mo faccio venire sul pranzo per 4 persone, pasta, pesce, polli, carne, tutto. Quella bardassa n'ha da morire di fame. Oh, bravo, questo significa avvento, bravo. Oh, ma siete venuta? Sono rivenuta. Ho trovato l'agenzia chiusa. E mo come famo? Basta, mo state zitta però. C'è quel giovanotto che mi vuole sposare. Signora rispettabile, bellezza mia. Buongiorno.
se mi trovate qui in casa vostra è perché amo follemente vostra figlia. Ed essendomi assicurato che anche lei mi ama, me la voglio sposare senza perdere tempo. Devo parlare. Che fa riparte? Signore! Ecco, mo parla l'avvocato, eh! Questa vostra sollecitazione nel parlare mi riempie di gioia e condoglianza. Io come madre non potrebbe dare una risposta circoncisa. All'infuori di me c'è pure anche il padre, che sarebbe il suo genitore. Sono certa però che quando sentirà questa cosa ne avrà molta giubilazione. La ragazza avesse molta roba da portare in dote, ma per le troppe disgrazie capitanate al padre non c'ha più manco l'occhio per piangere. Come la vedete la scrive? In questa casa non trovate altro che buone viscere e disonore. Signor Giacchini, hai inteso? Ha fatto la leringa. E mo c'ha famo le cipolle. Signora, io non chiedo nulla. Voglio solamente vostra figlia. E vabbè, allora tornate più tardi e parlate pure col padre. Senz'altro, signor Giacchino, i maccheroni non l'ha portati? Non lo so, mo io vado a chiedere. Signora Concetta, vedete da combinare, perché quello è l'amico, è il figlio di un amico mio ricchissimo. Davvero? Sì, che sì, sfortuna. Sì, sì. Ma a proposito, ma i maccheroni non li hai portati? State zitto, che ho trovato l'agenzia chiusa. Ah, signor Gegè, ha trovato l'agenzia chiusa. Sangue di Bacco. E se non venivo io come facevano? Non so. Moglie mando su tutte le sibarie. Dunque, signora, ci vediamo domani. Venite senza me. Ve pare, signor Giacchino, voi scendete con me? Che? Che ha detto? No, 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 io devo ancora aspettare quelle due persone che m'hanno da portare le sorte e io non mi muovo, che? Le pago io domani. Ma davvero? Fa la mano. Deciso, allora. Signora Concetta, allora io me ne vado, Me ne vado, c'ho tanto da fare. Ma mai volete aspettare più? Ma no, guardi, non si preoccupi, tornerò fra un mesetto, fra un mesetto. Bene. No, signora Concetta, tornerò fra due mesetti. No, signora Concetta, tornerò fra tre mesetti. Signora Concetta, sapete che vi dico, io qua ci ritorno più. Dunque, signora, domani. E buon appetito! Buon appetito! Grazie, grazie! Sì, buon appetito! Sì, qua non ci sta manco la speranza di magnà! Ma insomma, ma ditemi un po' una cosa, come vi pare sto giovanotto? Non c'è male, via, simpatico giovanotto! E poi, figlia mia, basta che te levi da sta miseria! Ma ha detto il signor Gioacchino che è figlio di un amico suo ricchissimo! Pregamo Dio che sia così! Acqua non ce n'è. E mi pare che l'avete visto se c'è o non c'è. Io lo so, Luisè, dove volete andare a sparare? Oh mamma, come si fa senza acqua? Io ho sete, ciò. E andatevela a tirà! Che c'è? Non lo sapete che sa da andare a tirà al palazzo di fronte? Certo che lo so, perché io ieri ne ho tirati tre catini. Oggi ci dovreste avere la compiacenza di andare a tirare un catino voi. Ah, io oggi non mi sento, Mi fa male il petto! E a me mi fa male il capo! Ah, mi dispiace tanto, ma questo non è niente. Fate un paio di prese di tabacco, fate 5 o 6 starnuti e ve passa. Ma io non c'ho bisogno di starnuti, starnutite voi, non mi sento. Io non c'ho mal di capo, io sto bene. Eppure noi stiamo bene, ma l'acqua non la volevo dirà! Ah, è così, lo fate per dispetto? E vabbè, ma anch'io c'ho sete allora. Quando berrete voi berrò anch'io. Ah, io per me non c'ho sete, guarda. Ah, io manco. Io c'ho fame, altro che sete. L'acqua starà pure a bollire. Questo è certo il babbo, meno male. Babbo, babbo, finalmente siete arrivato. Io non ce vedo più dalla fame. Forza, cacciatevi i sordi che dovevamo comprare. Allora, mezzo chilo di maccheroni, tre fettine e 2 lire di vino buono. Ma che aspettate? Cacciate sti sordi! Vole,
Ma guarda caccia la cocca mia. E da stamattina che sto a camminare come un disperato e non guadagnando ancora niente. Oggi trovare un posto di lavoro è come cercare un ago in un troiaio, ecco. E come si fa con sta bardassa? Questa c'ha fame, eh? Ma io guarda. Anzi, pensavo che mi facevi trovare tu spaghetti, no? E come te li facevo trovare? Che mi ha lasciato qualcosa stamattina? No, lo so. Ma te hai visto che si era fatto tardi, potevi fare come famo sempre, no? Potevi andare a fare impegno, no? Ci sono nata, ma l'agenzia era chiusa. Ma quella lì ride, la vedete? Certo. Ride, fa bene di ride, perché sto marito mio è proprio uno sfaticato. Ecco, ricominciamo con la solita storia, con la vita che faccio, E poi Luciella vorrebbe far meno di ride, che se volemo potremmo ridere bene noi le spalle sue, Ah, ridete le spalle mie? Ma vattene, pezzentone. Pezzente sì, ma onesto, quello che non so quell'altro. Oh, sentite Pasquale, vi ringraziamo che ci avete messo in casa con voi. Vi stimo come uno zio perché mi credevo che mi volevate bene come una nipote. Ma dopo ste parole che ti hai detto. Parlate come dovete parlare, Pasqua, perché se no quello che non ho fatto alla tua moglie lo fa a te. Vabbè, ma tu sei femmina e con te non mi ci posso mettere. È colpa tua se ti dicono ste parole. Perché se ti fosse piaciuto il gioco e il vino, a quest'ora ci avresti ancora la bottega. E che è stata colpa mia? Non c'ho più la bottega, E che sono cambiati i tempi, Sì, le tempi. Intanto non morimo di debolezza. Ma non mi dispiace tanto per noi, ma per quel lavoro a bardassa lì. Figlia mia, cuore del babbo tuo. Dai, che muori è felice, porta qualche sordo, me ne fa prestare, con quelle te fa mangiare, no? E tante volte l'ho date io ma lui. Ma c'hai fame tanta, cocca? Tantissima. E lascia crescere, che segno di salute. Ah, Pasqua, guarda che poco fa è venuto il signor Gioacchino, il padrone di casa. Poi è andato via, E quello è vero guai. Quello avanza 5 mesate. Ma dove troviamo 110 lire? E mica te posso chiedere, è felice? Quello sta più disperato di me con quella vita che fa dalla mattina alla sera. Stamattina si è stato il risorgimento del sole, pensa. Si è piazzato con quel tavolino in mezzo alla piazza. Sono passato lì verso l'una e l'ho trovato tutto rintorcinato, mezzo morto di freddo. E fino a quel momento mi ha scritto manco una lettera, hai capito? Poraccio, ho chiesto un mozzico di sigaro, manco ci levo per dai. Oh, voglio fare che qui può essere felice, va? Io che magari mangiamo qualcosa. Ah, oh, mamma mia, che dolore. Ai, ai. Peppino, è il figlio di Felice. Oh, Peppi, buongiorno, Buongiorno. Oh, ma tuo babbo quando è via? Mo arrivo, allora lasciavo che stava a mettere a posto il tavolino. Ma te che c'è? Che è? Come mai sta combinando in questo modo? Che è successo? Che è successo, la squadra? Prima di tutto, moglie di fame. Ecco. Vedi? Siamo tutti in colore, questa casa, non è che... Stamattina ho fatto colazione. Perché io? Tu brioche, quattro pezzi fritte e un pezzo di sfogliatella. Ah, niente, E perché sono andato dal compare e lui me l'ha comprate. Sennò stamattina stavo pure a digiuno. Ah, sì, E per colpa del compare poi ci ho preso pure il tuo calcio del babbo. E perché? Perché mi ha mandato un signore con una lettera, no? Che noi cercavano qualche sordo. Io me la sono messa in tasca e prima sono andato al compare. Il compare mi ha comprato le pizze. Io tre me le sono messe in tasca la lettera e tre me le sono mangiate. Ah, pure. Quando sono andato quel signore, ha visto la lettera tutta unta, un altro po' mi faceva rodare giù per le scale. Sì. Capirai, si è messo a strillare. Diglielo, quel porco è tuo babbo! Queste lettere le devono andare alle pezzente come lui, non signore come me! Se capisce, te metti le pizze dove stava la lettera! Ma d'altronde se non c'aveva la sacca, povero bardasso che cristiano! E t'ha dato solo due carci! Io t'avrebbe ucciso! Senti, Barda, non è che vai a imparanarte, così vai a lavorare, perché non ti potevo più dar da mangiare, Sì, signore, questo lo so! E non vi preoccupate che vi lavo la seccatura. Il compare è senza servitore. Mi vuole bene. E ha detto che mi trovo un posto di lavoro lì dosso a lui. Così, col mio lavoro, mi posso comprare pizze, brioche e sfogliate. Mi sa che c'è quel lavoro anch'io, compare. Ma tu, babbo, porta qualche sordo, no? Noi stiamo aspettando a lui. Ah, che hai? Stai aspettando a lui? E quell'oggi non ha fatto manco un sordo. Ma come manco un sordo? Non è possibile che ha fatto manco un sordo. Poi, papri, che può essere felice, invece? Vabbè. Ma come l'ha fatto manco Zoro? Non può comprare niente. Ma io, ma come fa? Ma su di... ma come? Manco Zoro, che c'è? Felice!
Vedi, buongiorno, eh. Buongiorno, Pasquale. Vedi, dico, qua stiamo aspettando te, eh. E mangiate, io mangio dopo. Vedi, stiamo aspettando te per comprare qualcosa, perché io oggi non guadagniamo niente. E aspettate a me, e aspettate a me. Dalle 8 fino a non fosse venuto uno a scrivere una lettera. Mi sono congelato su quel banchetto. E poi quell'assassino del mio figlio che mi ha fatto, Che ti ha fatto? C'è un signore tanto buono, no? E quando c'ho bisogno mi danno 2 lire, o 4 lire, 5 lire. A Pasqua, a Natale siamo arrivati fino a 10 lire. Come 10 lire? E quello non gli porta la lettera tutta onta. Basta, è là due! Ma adesso si lo chiamo! Lascialo, vieni qua! Lascialo, vieni qua! Non per qua. Tu ci da qui! Pasquale, ci mi va che sennò perdo il rispetto. Pasquale, ci mi va che sennò perdo il rispetto. Pasquale, ci mi va che perdo il rispetto. Pasquale, ci mi va! L'ho lasciato la mezz'ora, l'ho lasciato! Ma tu tieni perché non ho voglia di menaglie. E ringrazia lui che mi tiene, sa, sennò... Senti, guarda, domani te impari in arte e se no... Se no... Basta, ne parliamo stasera dopo magnato che non ho più voglia. A posto, non ne parliamo più praticamente. Parlice domani, se no. Io da quant'è che l'avrebbe preso e l'avrebbe messo sotto? Mi mettete sotto? Ma non mi hai preso per cavalluccio? Me ne vado. Sì, signore. Ogni momento l'ho strillato. Ma che son cane... Non posso accoppare, il lavoro è magno. Questo che trovo a accoppare mi vuole bene. E qua non ci danno più, mai più. No, baby, dai! Baby! Baby, dai! Baby, non è dietro, dai! Baby! Baby! Ma non bardasso, la creatura! Feli! Pasquale, non piagni che sei brutto paglierranico. Richiamalo, no! Peppi! Quello sta a correre forte, guarda te riamo. Poro bardasso, sempre maltrattato. Voi impicciatevi dell'affari vostri. Ma a me mi fa compassione. Ma che compassione, voi fate compassione. Oh, con Giano ricominciamo, sai, vedi quale fa la finita, eh. E vedi di finirla te, da stamani che c'è sta la sfotte, eh. Senti, troviamo sì. Una soffitta, una stanza, quello che ti pare, basta che ce ne andiamo da qui. E lo stesso lo dico io pure a te, eh! Mamma mia! Carme, qui non so consigli da darti, e voglio stare tranquilli. E poi alla fine voglio dire che è successo, voglio dire c'è dispiaciuto del bardasso, è andato via, no? Ma che è andato via? Quello mo si va da compare, se mangia 3 o 4 ova sode e poi torna. Però lui ha mangiato. E noi invece che potremmo fare? Oddio, che è Fili? Che sta Fili? Che è? Fili, che è? L'idea! Ma mamma mi ha ammazzato! Vieni qua! Tu mica ci hai pensato, sa? Potremmo fare un pegno! Si può fare perché l'agenzia è chiusa! E se stava aperta poi che impegnavate? Io non caccio più fuori manco un fazzoletto. Oh, mamma mia, Lucia, ma chi ti ha detto niente a te? Ma che sei angelino e ti appicci subito, mamma mia. Oh. Karma. Fammi capire una cosa, poi te 3 giorni fa portasti 1,50 lire. L'altro ieri portasti 26 sordi, ieri 1 lira, oggi non ha portato niente. Cosa fa? Sarà la svalutazione che sto da dire. Domani o dopodomani cambio lavoro, siamo troppi a fare scrivani. Felì, senti, secondo me qui non c'è più tanta la voglia di lavorare. Te dico. Voi parlate, ma se può sapere quando mangiamo. C'ha ragione. Te che volevi impegnare? E il soprabito tuo con 2 lenzuola, c'è ancora l'importo sopra il letto. Felì? Sì, ho capito. Allora? Sì. Vai dal bottegaio qui all'angolo. Qui all'angolo. Te vado 1,5 chili di spaghetti. Mi raccomando, non pigliare il maccheroni perché il maccheroni non le mangio, Pasqua, tu con la fame che hai sta a pensare alla qualità della pasta? Ok.
piacere. Sì, ma le maccheroni mi fanno preso sullo stomaco. Ma questa fame che c'è, se mangeressimo pure le corde di violino, eh. Senti? Una volta tanto c'ha ragione, vieni qua. Vabbè, mo basta però, eh. Allora, poi te fa da un quarto d'olio buono, no, mi raccomando che sia nuovo, capito? Se no lo pisi, non desisti. Se no desisti. E poi un bel buzzico di pomodoro. Bello grosso, però, perché io le spaghette le mangio belle sugose. Quando le dico, allora, le vengono proprio così, che devono essere. Poi te fa da, che famo? Lo famo il sugo? Lo famo il sugo? Come lo famo? Lo famo il sugo, lo famo. Con le salsicce leggero. Con le salsicce leggero. Con le salsicce. Però mi raccomando, non pia quelle che ci ha piccate dietro, che sono stantie, sono tristi. La salsiccia triste, si vede presto. Sono proprio depresso. Sì, tu c'è la macchinetta, te le fa lì davanti all'occhio, capito? Un filo dal budello, fa... No, qui è anguilla, sa. No, sono le salsicce. No, qui è anguilla. No, le salsicce che... Capito? Che okay. Mi raccomando, se sono fresche le pizze, non desisto. Va bene. Aspetta, dove vai? Poi che famo? Rimaniamo così ciutte ciutte? Rimaniamo ciutte? Rimaniamo ciutte. No, io farei una bella padellata. Piccola la farei io la padellata. Perché non ci siamo. Fatte da 2, 4, 6, 8, 10 ova. 10 ova. Tu due le mangi? Se me le dai, me le mangi. E allora 12 ova. Però mi raccomando. Che l'uovo sia fresco. Adesso è fresco. Tu prendi l'uovo con queste due dita. Io l'uovo. Lo agiti. Lo ascolti. Se fa pio? No. Se fa pio, no. Se è fresco lo prendi. Se fa pio, desiste. Poi però me la... No, lo sai che io l'uovo però assoluto in una mani. Lui l'uovo assoluto in una mani. Ma sempre uovo e mozzarella. Uovo e mozzarella. Con la mozzarella, sì. Mozzarella. Però mi raccomando, la mozzarella è bufala. Bufala. De bufala perché pure è leggera. Ma allora, la mozzarella è bufala. Però sì. Mi raccomando, tu prendi la mozzarella con queste due dita. Sempre quella dell'uovo. Sì. La spremi. Se fa... La prendi. Ah, bene. La prendi. Se no desisti, capito? Vabbè. Poi no, tu vai, aspetta, poi ti fate anche mezzo panetto di burro, perché mezzo l'ova, panetto, sì, perché l'ova con l'olio non si fanno, si fanno con l'olio, l'olio. E poi ti fate anche due filoni di pane. Due filoni di pane. Mi raccomando, però lui ci prova sempre, ci prova, ieri, da quello fresco, che sia fresco, tu prendi il pane, più il pane, lo sfrigoli, se fa lo prendi, se no desisti. No, aspetta, poi devo fare, che ne so, un po' di frutta secca, quattro noci, quattro castagne, che ne so, una villetta, mamma se modena, la e poi aspetta, devo fare anche due lire in denaro. Sì, vai dal vinaio di fronte, e devo fare due lire di vibra. Mi raccomando che sia vibra, che però sia vibra. Tu te lo fai versare, lo agiti, lo annusi, lo assaggi. Se vibra lo pigli, se no desisti. Okay. Vai, su, via. Ah, poi no, aspetta, no, fammi anche due sigari. Uno per te, uno per me e il resto me lo porti. Mo vai, dai. Ho capito. Dai, vai. No, scusa, io ti volevo fare una domandina così. Ma qua dentro che c'è? Sta un orologio con la catena d'oro? Ma perché qui c'è qualcosa che vale molto di più dell'orologio con la catena d'oro? Ma se io gli dico tutta la roba che ti dice, quello mi dà un chilo e mezzo di schiaffi, e lui se gliene viene col barattolo, la mozzarella che fa fruappa e il pane che fa fefafo, ma quello mi dà un chilo e mezzo di schiaffi, mi dirà addosso pure il barattolo e il pomodoro. Ma no, ma lì c'è stato il soprabito di quando lavoravo. Si ricorda pure la seconda guerra punica. E poi io dal bottegaio lì all'angolo non ci posso andare, chiesto che ci penso, c'è un pantalone in gilet mio da più di un mese e non sono più a ripigliarlo, sa. Ah. Ho capito, ma io manco ci posso andare, perché la settimana scorsa vi ho portato una coperta invernale. Insomma, sto bottegaio è l'armadio nostro, per capire. Benissimo. Ottimo. È permesso? Chi è? Paurini, prego. Scusate, abita qui un certo Pasquale Frustagatti? Io non lì. Marchesino rispettabilissimo! Marchesino! Per il Marchesino! Per il Marchesino! Per il Marchesino! Per il Marchesino! Marchesino rispettabile! Mi dispiace che ci troviate in questa casa, per voi questa è una stalla. E questo è il somaro. E il babbo, il marchese, come sta? Bene, bene, grazie. Va ancora presso tutte le ballerine? Sempre.
e poi con me fa il severo. Eh già, mi ricordo. Ma lasciate che vi presenti il mio amico Felice Seccatello. Oh, tanto piacere. Lieto di servirla e rivederla in tutto e per tutto. Grazie. Quando c'avevo la bottega, il babbo del marchesino era il padrone di casa mia. Che perla di signore, che grande uomo. E mamma la marchesa morì, non è vero? Sì, solo 4 anni. Morì la marchesa. E poi c'è l'anima sua. Dunque, Martesino, in che cosa posso esservi utile? Beh, si tratta di un grande favore, Sì, che solamente voi e vostra moglie mi potete fare. Ah, sono io e mia... Sì. Io e mia moglie. Fellina, che volesse qualche sordo questo? Guarda, se avanza questa ipotesi gli dà un cazzotto. E dunque dite, Marchesino, dite. Dite, dovete sapere dite. Che io amo pazzamente la figlia di un certo Gaetano Semolone, detto Fritto Messo. Fritto Messo? Perché fu cuoco fino a 3 anni fa. Che bella parola, cuoco. Poi ereditò tutti i beni del suo padrone e ora si fa chiamare Eccellenza. Vuol fare il nobile, mentre non sa né leggere e né scrivere. Ma c'ha un angelo di figlio che fin da piccola ha studiato ballo. E ora è la prima ballerina a Roma, Mi ama veramente, vorrebbe essere mia. Il babbo si oppone? Il babbo è streppone. Il babbo si oppone! E ho capito bene, il babbo è streppone. No, vi dirò. Il babbo vuole maritare. Vuole. Ma dice che deve sposare un nobile. Un nobile. Ma che sì, scusate, voi siete nobili, non siete nobile. Sì, però sapete il problema qual è? Intanto comodi. Comodi, si fa presto. Sapete il problema qual è? Calma. Il problema è che i miei parenti non acconsentiranno mai a questo matrimonio. Ma allora scusate, non è il babbo della figlia, ma sono le parenti vostre. È certo. Però io gli ho detto che ci facessi sposare e quando tutto sarà fatto... Sì, noi accavalliamo il cugino. Sì, è più comodo, ci troviamo meglio. E quando tutto sarà fatto, mio padre si persuaderà e saremo felici. Ma lui questo non lo vuol fare. Non lo vuole fare. E mi ha detto... Sì. Allora metterete piede in questa casa soltanto quando porterete qui il marchese, vostro padre... E vostra zia, la contessa del Chiaraco. Un'altra signorona, guarda. E vostro zio, il principe di Casa d'Or. Ah, un altro nobilone. Un altro polentone. Nobilone. Ora, ditemi voi, cosa posso fare io? Povero giovane, posso andare da mio padre, mia zia, mio zio e dir loro... Venite in casa di Gaetano Semolosi, l'ex cuoco. Cuoco. Io ci andrei a parlare del matrimonio con la figlia, che è ballerina. Ditemi voi se lo posso fare. No, ma che sì, eh. No, perché quella è proprio la crema della nobiltà. Proprio sopra la nobiltà, proprio. Come il nome, per esempio, che siamo quelle di sotto la miseria, perché da qui in giù. Dunque, Martesino, allora come vi regolate? Ma vedete, io avevo deciso di non pensarci più, ma che volete? Amo troppo Gemma e sento di non poterla dimenticare facilmente. Allora scusate, Marchesino, che volete fare? Voi solo amico mi potete aiutare. Io? Sì, Marchesino. Voi dovrete diventare mio padre, il marchese Ottavio Tamburini. Voi, mia zia, la contessa del Chiaraccio. E qualche altro amico vostro, il signore per esempio, sì, mio zio, il principe di Casa d'Or. Ma che dite, Marchesino, combinato a sto modo a far principe di casa? Ma posso far principe di casa nuova? Ma ti devi... Ma Casa d'Or? Che casa nuova? Casa d'Or? Ma Marchesino, ma scusate, ma com'è possibile che noi... Ma certo, voi e dove trovarti me? Dove? No. Io stesso vi presenterò in casa di Gemma. Sì, No, Marchesino, adesso calma. Voi adesso siete accecato dall'amore e voi non pensate alle conseguenze. Ma quello, il babbo, ma se si accorge, ma ci dà una bastonatura. E noi non abbiamo la struttura fisica per prendere questa bastonatura. No, ma che se non... Pazienza! Calma!
A questo non ci pensate nemmeno, Io conosco il tipo. Il padre di Gemma è un asino, E quando crederà di avere in casa una famiglia tanto nobile, per la gioia non capirà più niente. E io sarò libero di agire nel mio scopo. Va bene, marchese, allora io chi sono? Mio padre, il marchese Ottavio Tamburino. Io sono Tamburino! E io? Mia zia, la contessa di Chiaracio. E io, Mio zio, il principe di Casadoro. Babbo? E io non so niente? È giusto, marchese, non è che c'è una parte anche della figlia mia? Un posticino, Aspettate un attimo, Mia zia ha una figlia, Mia cugina, benissimo, verrà anche lei e sarà la contessina del Chiaraccio. Che bello! Quello che vi raccomando, aria di nobiltà. Albagina. Un'altra zia. Albagina. No, Albagina la faccio io. La so fa. Ma che sta? Albagia. Ma che sta? Ma mettiti, state buona. Vabbè, io domattina tornerò e vi darò altre istruzioni, sì, Se farete bene le vostre parti, saprò come ricompensarvi. Oh. Sì, E poi la mangeremo. Mangeremo. Berremo. Mangeremo. Per esempio, sì, a colazione, omelette. Cotolette. A pranzo, funghette. Patatine. Ma già sta mangia troppo. Tu pensa alla tua madre. E poi la starete allegramente, e chissà per quanti giorni. Vedi che dici? Potremmo ricevere più di una mazzata. Dai. E marchese, tu hai mandato lontano? Non molto, Ecco il suo indirizzo. Cavalier Gaetano Semolone. Ma non è cavaliere? Ma che cavaliere, è un titolo che si è dato lui stesso. Ah, ecco. Ma che sì, un'altra cosa, scusate, ma com'è possibile che noi andiamo vestiti là così? No, non so, potreste mettere i vostri abiti della festa. Marchesi, Pasqua, Natale, Ferragosto e Palombella. Anche un po' so. Va bene, allora domattina tornerò con tutto quello che occorre. Bravo. Va bene. E vi ringrazio di cuore del gran favore che mi avete fatto. Ma io ringrazio lei. Grazie. Marchesino, siamo servi suoi. Tutta la mia famiglia, Marchesino. Grazie, Marchesino. Mamma, e noi? Sentiteglielo, noi anche noi e su. Marchesino, vi dovrei chiedere una cosa. E parlate. Questo signore qua che dovrebbe fare il principe di Casador, non vi ha detto che c'è una moglie che sono io e una figliastra che sarebbe lei? Ci dovrebbe portare pure a noi, non crede? No. Mi dispiace. Mi dispiace. Ma saremmo troppi. E poi mia zia al momento si trova gravemente ammalata. Gravemente? Mica. E tutti lo sanno. Lo sanno tutti. È un anno che non esce di casa. Non esce di casa. E poi il marchesino, se c'aveva una parte che te se confava, te la faceva fare. Però siccome che la parte c'è, se può fare, resta tutto come era stabilito. Assolutamente, marchesino. Allora grazie. Grazie, marchesino. Felice, piano. Io me so stufata. Senti, vammi a spegnare tutta la roba mia perché io me ne voglio annà. Mamma mia, chissà chi ti sente, chissà chi si crede di quanto sta. 47 miserabili lire. E non erano mica tanto miserabili quando mi servirono, Ma mi servirono per darvi da mangiare, sapete? E chi te l'ha fatto fa? Quando dovevo mangiare con le pegne mie non stavo soggetto a te. Vabbè, basta però, Perché mi voglio inseguire solo pan per focaccia, basta. Mannaggia la menicuccia, mannaggia, me lo diceva Bettina, la moglie mia, tu una donna come me non la trovi, Mamma mia, moriti di fare la storia della Bettina, e ci vuole valere il capo la Bettina. Sta sicuro che una come lei non la trovi. Senti, t'ho detto tante volte che quando parli della mia moglie hai la sta zitta, ha capito? Si non formato, Ma che già ci sei, matto? E mo va a far principe e quell'altro far marchese. E qua rimane la serva loro. E certo, no? E la
loro vanno a fare i nobili e qui rimaniamo a morire di fame. E beh, quando si vuole bene un uomo si fa tutto. Sta zitta con c'è che manca a te te sopporto. Me non mi sopporti, falla finita, che io me ne voglio sforcarsi, ma se ne voglio queste mani, no? Fammi sto piacerino. Buona, sta zitta, che ti ho detto tante volte quando ci sono io da sta zitta. Certo, quando c'è sta l'uomo ha da parlare all'uomo. Ma scusate, Lucia, perché io non sono uomo per caso? Non esageriamo. No, no, senti, Fili, io non vorrei perderammi, ma questo è un ma che teatri, che teatri, che un altro marito a quest'ora l'avrebbe già menato! Ma che è il tuo casino? Quello non so cucire, lasciami! Senti, domani io mi voglio venire in occhio per spegnarti le penne e poi non ti voglio vedere più! Tanto l'occhio l'ho venuto, che mi... Me ne vado subito, ma da vedere prima che te faccio. Ma che mi fai? Che mi fai? Lasciatela fare, Fini, che questo ci fanno in galera, L'ho detto, oh, guarda, se siete sotto via, stiamo! Avetemi, io sì, in questa casa si mangia solo pane e veleno, si mangia! No, Pasqua, solo veleno! Io saprei chi ve la dà tutta sta forza di litigare voi. Secondo me qui mangiate di nascosto, Vedi, io ho avuto una visione, vedi? Anch'io! Ho visto il babbo della ragazza, del partito. Anch'io ho visto il corpo! Vincenzo, che eri costretto, parla con lui, ti preoccupa? Ho capito, Peppi, ma perché non so io il padrone? E mo vediamo che dice lui, poi se te vuole fa sta bene, se no neanche va via. Me ne vado? E dove vado? E vince? Poro bardasso, ma senti una cosa, non ce l'hai la mamma, un babbo, non ce l'hai? Ce l'ho, ma è come se ce l'avessi. Ma perché? Perché sa più di spray di me. A casa mia si mangia un giorno là e quell'altro manco. Ma non ti dicono niente che va a fare il servitore per mangiare niente? A chi? Quelli mi hanno detto vattene e vanno a fare notte, perché non ti potevo più dare da mangiare. Ha capito che belli mamma e babbo. E questo hanno detto. Vabbè, Peppi, ma non ti preoccupare che ci sto io che penso a te, eh. Ma che c'ha questo fagotto? Il vestito cameriere che mi ha regalato il compare. Ah, vabbè, ho capito. Mo mi sa che dica al padrone che questo è il mio figlio. E voglio o non voglio da fa sta per forza. Senti, Peppi, se tu vuoi rimanere a sta casa, tu hai da dire una cosa sola, che io sono tuo babbo. E ogni volta che qualcuno ti domanda, Vincenzo, che te, tu devi rispondere, Vincenzo, me babbo a me, ha capito? Voi basta che mi fate mangiare, poi io chiamo pure mamma.
E ogni volta che qualcuno ti domanda, tu rispondi sempre io sono tuo babbo. Ha capito? Babbo. Tu sei una bestia. Tu non sei buona niente. Peppi, c'è padrone, vieni qua. Lascia. Mannaggia la pora biscottata dalle ruote. Ma dove volete? La voglio mettere dove mi pare. Ma tu guarda se l'ho dato in mallone e te l'ho da mettere. Che è successo, eccellenza? Niente, vince. Via sti fiori mettere su quella porta. Ma che ci dovete fare una festa, signore? Tu sta zitto e non ride, se no ti butto giù di sotto. Ma io? Fuori! Bisse! Fuori. Bisse! Me lo fa vedere io il bisse! Oh, ma tu guarda che asino! Oggi è la festa, la mia figlia devo la festeggiare come si deve. E poi porra via sono soldi tuoi. Lei lavora con le dieti. Vince la dire la vita, quanto è brava. Ma che lo dirà a fare? La signorina mi pare un uccellino che vola. Bravo, un uccellino! Ti ricordi quando gli fecero tutti quegli applausi che duravano più di un quarto d'ora? Mi ricordo. Che bella, che brava. Dove si viva Angela Rosa, la sua mamma. Quanto gli voleva bene. Ma scusate, ma perché tutti quegli fiori lì? Perché quella è la camera di Gemma. E mo che torna dalla passeggiata trova la sorpresa. Guarda quanti fiori, leggi, dice, io è troppo piccolo. Alfredo del Cane, barone di Terranova. Capisci? Tutti nobili. Barone Alfredo Curcane di Terranova. E quest'altro, leggi, vince. Aurelio Frighè dei Duchi di Castel Quagliato. Ah, scusa, Castel Quagliato. E quest'altro, leggi, vince. Il signor Bebè. Ah, questo è il signor Bebè. Sì, è un signore che vive qua 3-4 volte. Ma non potevo sapere come si chiama. È abbonato alla poltruna. Viene ogni sera. Sì, solo lui. Ne verranno un centinaio e tutti per la mia figlia vengono. Tutti i suoi odoratori. E scusate, e col marchesino come fate? A me mi pare che gli vuole tanto bene. Ma che bene, bene. Che è se pazzo, vince? Ma come dice solo vuole sposare? Ah, lo dice? Ma mica lo fa. Io per me ci avrei anche piacere. Però io so che i suoi parenti si oppongono. E io non posso tenermi in qua dentro a casa. La mia figlia ci metterà anche passione. Ma io gliel'ho detto, marchesino, finimo sta storia. E quando vuoi mi portare il babbo, lo zio, la zia, e davanti a me vedranno il consenso, allora potete entrare dentro casa mia. Se no, è meglio non ci venire più. E scusate, lui che rispose? E niente, poraccio, se ne annotto. Ma io lo so, il babbo e le zie qua non ci vengono perché sono nobili. Sono superbi, so, ecco. E scusate, voi non siete nobili? Ah già, è vero, me l'ho scordato! A proposito, vince, io volevo dire una cosa. Tu qua non mi parli. Non ti scordare il titolo. Tu dici sempre eccellenza, eccellenza. Ma viene prima il titolo e poi eccellenza. Per esempio, no? Se io ti dico, Vincenzo, hai fatto una tal cosa? Sì, cavaliere eccellenza. Hai capito? Va bene, ho capito, cavaliere eccellenza. Anzi, cavaliere eccellenza, io vedrei di una cosa. Che cosa? Peppi entra e presenti dal padrone. Permettete, signor? Vedete, questo è il mio figlio. E se il cavaliere, vostra eccellenza, consente, gli fa da serva, gli dà qualcosetta da mangiare, ecco. Ah, è bravo, e tu così sei figlio di Vincenzo? Sì, signore, Vincenzo è babbo a me. E certo, se tu sei figlio a lui, e lui è babbo a te. Sì, mi piace sto bardasso, sì. Ma scusa, mi pare che tu mi dicesti che non eri sposato. No, non lo sono, ma è come se lo fossi, capite, no? Ah, vabbè. Allora, fallo sta con te, guarda, mo gli damo 10 lire al mese, se poi si comporta bene io potevo dare anche di più. Va bene, bacia la mano al signore. Ah, io non ho ste cose, no. Vincenzo, ma babbo a me. Ancora, pensa di altro, cocco mio. Comunque questo mica può stare vestito così, Ma no, vedete, io gli ho fatto il vestito, c'è l'ama sto fagotto. Ah, allora fa una cosa, vestilo e poi metterlo fuori la sala, vicino alla porta. O lo volevo mettere sopra lo scalino. E no, così mi pare una statuetta di gesso. C'ha ragione, mettilo vicino alla porta come fosse un balletto. Va bene. Vieni qua. Come ti chiami? Peppino. Allora, Peppino, questo è il campanello. Un tocco è la cameriera della mia figlia, ma tu non ti muovi, non ti preoccupa. Quando sono due tocchi... Comandante, eccellenza! Questo non è mai stato puntuale come adesso. Ma che te?
due tocchi, cavaliere eccellenza. Va via, che non l'ho chiamato, a te va via. La festa, Lupa! Con tutte ste fiori mi pare in cimitero. La festa, Lupa! No, io questo lo domando a via, guarda. Scusate, eccellenza, quello è un po' scemo. Ha ragione, è un po' scemo. Però mo' mi volevo tanto, prima era tutto. Comunque, con due tocchi, o chiamo tu babbo o quell'animale anfibio che mo' se n'è nato. Ma quando senti sti tre tocchi, è segno che ho chiamato a te. E tutti presenti, hai capito? Sì, sì. Ma sì, via, non si preoccupi, ha capito, il bardasso c'ha talento. No, ma che via, sono. Permettete, signor? Vincenzo, vai babbo a me! Bardasso mi ha preso per sordo a me! Oh, che giornata! Come pare bella sta camera tutta fiori! Intanto stamattina ho ordinato il pranzo per 12 persone, ma qui saranno manco 6. Ieri sera ho invitato il medico del primo piano e quello invece stamane mi ha mandato a te che non può venire perché è vigilia, magna pane e melone. Ho invitato anche l'architetto del terzo piano con tutta la famiglia. E quello stamane mi ha detto che non può venire perché la moglie fa il denti. Ma io dico, queste cose me le potevano far sapere ieri sera. Io non avevo ordinato il pranzo per 12. Almeno venisse l'avvocato mio con la moglie e i figli. Sono 4, 2, 9, 6 e il signor Domenico Tappezziere, presente. E beh, sempre una bella tavola, eh. Però 12 era meglio. C'ho tutto il servizio completo, ce l'avevo. Ah, se ci fosse stato quel mascalzone del mio figlio Gegè. Ma no, 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 è meglio di no. Non lo voglio vedere perché me l'ha combinato l'Europa. È meglio di no, per carità. È permesso? Chi è? Ah, il signor Bebè. Avanti, favorisca. E grazie, ma se disturbo tornerò un'altra volta. Niente affatto. Lei ci fa sempre onore e piacere. E grazie. Ah, accomodatevi. Grazie, troppo gentile. Ma come state? State bene? Non c'è male. E voi sempre svelto, sempre allegro, eh? Ma io sono sempre così. Oh, ma quanti fiori! Sono tutti i regali di vostra figlia, vero? È sicuro, la mia figliola prelibata, la papilla dei miei occhi. E poi oggi è l'anno avversario della sua nascita. L'anno avversario, l'anniversario volete dire? Beh, insomma, oggi ha figlio di 18 anni. Ah, 18 anni, che bella età! L'età dell'allegria, dei fiori, degli amori. Ehi, noi l'abbiamo finita da un pezzo, 18 anni. Ah, ho visto che anche voi avete mandato dei fiori. Ho letto il vostro nome, signor Bebè. Certo. Ma vostra figlia non c'è? No, è uscita in carrozza con la cameriera, ma tra un po' ritorna. Se non vi spiace, l'aspetterò, voglio personalmente farle i miei auguri e darle questo piccolo dono. Ecco, un anellino. Oh, bellissimo! Altro che anellino, questo è un anellone. E poi sopra c'è una lettera tutta in brillanti. Quella è una B. Bebè, il mio pseudonimo. Ah già, il vostro pseudonimo. Va bene, adesso io vi ringrazio con la bocca mia, poi quando ritorna la mia figlia vi ringrazio a voce, con la bocca sua. Ma niente, per carità. Sentite, ma voi... Perché non volete dire come vi chiamate? Ma perché è inutile, che ve ne importa a voi? Mi chiamo Bebè e basta. Ma sì, ma sì. Sentite, potrei avere l'onore di farvi pranzare con noi oggi? Oggi? Mi dispiace, ma non posso, sono già stato invitato. Ma questa sera, se vi fa piacere, rimarrò a prendere il caffè da voi. Va bene, va bene. Adesso, permettetemi, vado a lavarmi un po'. Vo' fa un po' di toletta. E da quando mi sono alzato che non ho fatto altro da attaccare rose e camelie per la mia figlia, guarda là. Bravo! Con permesso. Fate pure col vostro comodo. Intanto voi, se volete, guardate le foto nell'album. Potete girare un po' per la villetta. Io sarò subito da voi. Ma sì, fate pure, fate pure. Grazie, signor Bebè. Io non capisco perché vuole chiamare Bebè. Ogni volta che parliamo devo suonare prima la trombetta. Brem, brem, brem. Ma voi dite che il vostro pseudonimo e io non voglio che lo tagliarvi. Che tipo curioso. Per forza vuole sapere come mi chiamo, ma io non posso dire il mio vero nome a lui. Dovrei essere pazzo.
Se mio fratello, il principe di Casadoro, o mia sorella, la contessa del Chiaraccio, venissero a sapere che vengo qui a fare la corte ad una ballerina, povero me! Purtroppo, per ragioni finanziarie, ho bisogno dei miei parenti e devo agire con cautela, e tanto più che faccio sempre direzioni e lezioni di moralità a mio figlio Eugenio. Se egli sapesse che vengo in questa casa, povero me, povero me! Oh, eccola qui! Ah, oh, ma Betty, questa è veramente una cosa curiosa. Oggi mi stanno a subissare dei bouquet. Pensa che pure Biagio me ne ha dato uno. Tiè, guarda, fiori da tutte le parti. Sì, ma io che ci fa con tutti questi fiori? L'anno che viene li dovete avvisare tutti quanti prima che fiori non le volete. Sentite a me. Vediamo un po' questo chi è. Alfredo del Cane. Ah, sì, questo è il baroncino, quell'antipatico. Sti barboncini, quanto sono antipatici. Sempre in mezzo ai piedi e poi sporcano dappertutto. E invece un po' quest'altro? Aurelio Frichè. Oddio, chi è sto Frichè? Chi lo sa? Ah, sì, mi sa che ho capito. Questo è il nobile, quello corto corto. Se vedessi quanto è curioso, la sera si fa mette quattro cuscini sulla poltrona e poi si siede. E invece quest'altro? Ah, questo è il signor Bebè. Mi avete chiamato? Ah! Voi stavate qua. Io stavo qua, tesoretto mio. Sono venuto ad augurarvi tutte quelle felicità che il vostro cuore desidera e a darvi questo piccolo dono che terrete come ricordo del signor Bebè. Ah, bravo! Sì, carino. Carino, mi è costato 1600 lire. Ah, ma quella è una B, tutta in brillanti. Sì, una B. Tieni, va Betty, mettilo là sopra. Una B come Bettina, grazie. No, come Bebè. Se voi, signorina, foste meno crudele con me, quante cose farei per voi, perché mai ho amato una donna come amo voi, o Gemma. Signorina, non ci avevo fatto caso. Guardate quante rose e cameli stanno sopra la porta della camera vostra. Oh, e chi sarà stato? Vostro padre mi ha detto che da stamani non ha fatto altro che attaccare rose. Sarà stato lui? Poro babbo, quanto mi va bene. So 8 giorni che sta in movimento, ma ecco la notte ha dormito. Non solamente lui, anch'io stanotte pensavo a voi e mi chiedevo se mi avreste accordato una sola parola di speranza. Ma signor Bebè, io credo di avervi parlato chiaramente. È a voi che piace perdere il tempo. Quando venisse la prima volta, mi diceste tante belle cose, mi avete detto tante belle parole, senza però mai nominare la questione fondamentale. Io lo capii e vi risposi, signor Bebè, io non vorrei diventare quella che vorreste farmi diventare voi. Se ci avete tanta prepona per me, e allora sposatemi, no? Ma questa parola, che vi avrò ripetuto più di 100 volte, e voi non parlate più e vi raffreddate. Perché? Perché? Io appartengo ad una nobile famiglia e i parenti, capite? Certo, la vostra nobile famiglia. I vostri parenti non vogliono perché io sono una ballerina. Ma siccome questa ballerina amerà solamente quello che le parlerà di matrimonio... Mi dispiace, signor Bebè, ma dovete battere la ritirata. Questo che significa? Che ve ne dovete annappa. Mi lasciate così barbaramente, non mi dite altro. Niente, non ho nient'altro da dirvi. E va bene, ci penserò e spero di farvi contento, perché mi sarà impossibile dimenticarvi. Vi amo troppo e col tempo ve ne convincerete. Uno di questi giorni verrò a pranzo da voi, vostro padre mi ha invitato. Vi farà dispiacere se rimarrò a pranzo da voi? Oh, anzi, staremo allegri. Bene, dunque, arrivederci, mia cara. Arrivederci. Ci vuole pazienza, ma io so il mestiere. Oh, ma quanto è curioso? A quell'età ancora vuole fare il giovanotto. Sì, e appena sente parlare di matrimonio se ne scappa. Mi ha dato sto biglietto e dice che gliel'ha dato Eugenio stamattina. Senti, lo volevo leggere, ma dove si vede il babbo? Ma no, non avete paura, leggete.
Cara Gemma, oggi presenterò a tuo padre la mia famiglia e se riuscirà la finzione saremo felici per sempre. Adesso non ti dico altro, a voce ti dirò il resto. Ama sempre il tuo Eugenio. Che sarà sta finzione che vorrà di sto biglietto? Ma che ne so, signori. Io però vi dico solo di star attenta, perché a volte una brava figliola, quando meno si crede, è ingannata. Ma che dici, Betty? Ma che non lo sai che Eugenio... Oddio, è pazzo di me. Anche il mio marito era pazzo di me. E poi, dopo sposata... Ma perché, Betty, tu sei maritata? E certo, signori, da 8 anni. Mi sposai un giovane, un certo Felice Seccafieno. E dopo 2 anni di matrimonio se siamo divise. E perché vi siete divise? Perché quel disgraziato se mi sa fare l'amore con una sarta. E quella donna stava a rivoltare la casa. Io prima l'ho scoperto, poi l'ho scrollato e poi me ne sono andata. Mi credevo che dopo qualche tempo sarebbe ritornato da me. E invece? So 6 anni che sta con quella. Io per lui è come se fosse morta. Ora Bettina. Ma guardate, signori, che a me non mi dispiace per lui, ma per quella povera creatura che rimase con lui e che non mi ha mai voluto affidare. Ma capiterà però prima o poi che l'incontro. E allora mi ha da scontare tutto quello che mi ha fatto. Gemma, Gemma. Gegè. Ma che te sei preso un altri 1500 franchi da dietro la scrivania? E sono pure finiti, bellezza mia. Non c'ha più un saldo. E che vuoi da me? Il babbo non ti vuole vedere più. E molto sta lui. E sarà in camera sua. Sì, sta lì. Senti, fammi piacere, chiudi la porta a chiave. Lo c'è, io t'ho da parlare. Fammi fare la pace col babbo. È impossibile, lui sta già arrabbiato forte con te, Tu puoi far tutto, bellezza mia. Vuoi vedere pure altro chi te prega? Marchesi, favorite. Eccomi qua, Gemma mia. Oddio, è un genio. Da dove sei entrato? Il babbo aveva dato ordine di non far entrare né me né lui. Ma essendosi dimenticato del cancello aperto, ci siamo intrufolati e siamo entrati. Basta! Eugenio, che è sto biglietto? Che vuol dire sta finzione? Ho fatto tutto! Di sotto c'è la mia famiglia in una carrozza e aspetta me per salire! Oddio, la famiglia tua! Sì, ma è una finta famiglia, Sono 4 miei amici che fingeranno di essere i miei parenti. Ma che dici? Ma se il babbo se ne accorge? Ma che se ne accorge? Sono travestiti alla perfezione. Ma poi il babbo è ciuccio, se crede qualunque cosa. Sì, ma perché hai fatto questo? Per vederti, cara, e per parlarti in libertà. Oddio! Silenzio, lasciatelo qui da solo. Oddio. Io ritornerò fra poco. E ricordati che voglio fare la pace col babbo, altrimenti gli racconto tutto. Sì, però adesso va via, Grazie, bellezza mia. Mia cara Gemma. A dopo. Bettina, apri la porta, trova la scusa. Sì, non vi preoccupate. Vincenzo, Biagio, ma chi ha chiuso la porta? Eccellenza, scusate, l'ho chiusa io, ma mi credevo che non c'era nessuno. Ah, non c'era nessuno? E io che so, un fantasma? Mi credevo che stavate giù in giardino. Ah, e Gemma tu sta? Sta in camera sua, eccellenza, siamo tornate da poco. Sta bene? Ma sì, stamani poi ha proprio una rosa di maggio. Benedetta figlia mia, e la sorpresa l'ha vista? Quale sorpresa? La porta coi fiori. Ah sì sì, l'ha vista, ci ha avuto tanto piacere. Poi quel vecchio, il signor Bebè, gli ha portato, guardate, sto bell'anello. E lei che ha detto? Ci ha avuto piacere? Così così, lo sapete che lei c'ha tanto gente e difficilmente una cosa la sorprende. Se capisce, per sorprende quella. Ci vogliono i brillanti grossi così. Vabbè, io vado, signor, permettete. Va bene, va bene. Ma la sorpresa mia non se l'aspetta mai, Oggi ho comprato una casetta sulla rocca di Pesena e attorno ci faccio un bel giardino e sul cancello ci faccio scrivere Villa Gemma. Io aspettavo il proprietario per far contratto, ma ancora non è venuto. Tu sei una bestia, capito? Io con l'ordine non voglio entrare, come lo devo dire? Una volta, ma ora l'ordine si cambierà, e non mi scocciare. È arrivato. Che c'è? Che è successo? Egregio cavaliere. Ma perché sì, io però l'avevo pregato di far venire qui mio padre, i miei zii. Ebbene, essi sono di sotto, in una carrozza, e aspettano me per salire. Possibile? Possibilissimo. Sono state tante le mie preghiere che finalmente li ho persuasi. Vi prego però di riceverli come si deve, Si tratta di mio padre, il marchese Ottavio Tamburino, mia zia, la contessa del Chiaraccio, e mia zia, e mio zio, il principe di Casa d'Oro. Oh mamma mia, mi piace, fatemi a Vincenzo, subito! Subito, cavaliere eccellenza, vado!
Meno male che mi sono già vestito bene, ma me ci vorrebbero i guanti, che dire? Si capisce, eh? I miei parenti non danno la mano se non c'è il guanto. Fortunatamente ce l'ho qua a mala saccoccia. Bene, bene, allora io vado, ritornerò fra poco. Ah, va bene. Questo sì che è un gran onore, porca miseria. Figlia mia fortunata, ma tocca a mettere un po' a posto qui. Vincenzo, Biagio! Sì, cavaliere, dite tutto. Comandante, eccellenza, stavo a vestire il bardasso, dite. Ma che il bardasso se ne parla dopo. Stanno a salire principe, marchese, contessa. Davvero? Tutta la famiglia del signorino Eugenio. Ma bene. Sì, stanno a salire. Mettetevi i guanti, ce l'avete i guanti? Hai avuto, eccellenza, i guanti. E vabbè, allora mettete le mani dietro alla schiena. E tu mi c'è, fa una cosa, qui a sti fiori e portali di là. Sì. Porta via tutto. Io? Tu sta qui e non ti muovi. E ricordati quando ti chiamo cavaliere eccellenza, hai capito? Non dubitate, cavaliere eccellenza. Sta zitto e non ti muovi, sa. E scusate, eccellenza, e se mi scappa uno starnuto? È lontano da venire starnuti. E se te vengono ti ritieni. Fermo, sta lì, sta zitto, allora. Sì, sì. E ricordate che anche se non ti guardo, ti ascolto con la coda dell'orecchio. Benissimo. Venite, venite, babbo. Ecco qui il cavaliere. Oh, rispettabilissimo signor marchese, l'onore che lei mi accorda mi fa diventare e dire è quasi scemo, e io mi accorgo di essere proprio impotente, cioè vale a dire che non mi trovo la portata di poter degnamente contraccambiare. Certo, la mia famiglia non è artologata, ma nemmeno passologata. Basta, sono qui. E chi sta a parlare più? Basta, sono qui. Ma io lo sto prendendo bocca. Sono qui, basta. Sono. Oh. Che è stato? Perché ha buttato tutto per terra? Perché nessuno gliel'ha tolto di mano. E se capisci, e quell'animale non si muove. Vedete, non muove a me. Scusate. Andate a ricevere mia zia, la contessa. Aspetta a voi. Aspetta a me. Con permesso. Che va via con la variola? Dove va con la variola? Bravo, bravo Pasquale, vi raccomando! Non preoccupate, ma che si lasciate con me, io non ho benedetto, io no! Venite, venite, rispettabilissima signora ecco contessa! Ecco a voi, la contessa Letteraccio! Mia zia, sua figlia Clara, contessina dei Chiaraccio. E mio zio, il principe di Casa d'Oro. Sono contentissimo di aver conosciuto una famiglia tanto illustrata. Il cavalier Gaetano Semolone, padre di Gemma. Molto piacere. Fortunato. Biasio, va. Sì, cavalier. Cinque gelati, subito. Subito, cavaliere eccellenza. Accecciatevi. Sì. Dunque, voi siete il padre della ragazza che mio figlio dice di amare tanto? Sicuro, per servirla. E anche mia figlia, posso assicurarla, ci mette un amore inqualificabile. Ci mette proprio una gran passione. L'avete fatto piangere! L'avete fatto piangere, fratello! Ma no, ridevo! Ma ridevo! Ma quando mai, dico, ma quando mai le ballerine ci hanno avuto basione? Questa cosa non si incastra. È vero, ma è vero, signor principe, che le ballerine sono un po' stravaganti. Ma mia figlia è un'altra cosa. Io appunto pensando questo con molta insufficienza sobbivo questo amore, ma dal momento che mi vengo assediato e circuito da una famiglia tanto lustra, non posso che prendere mia figlia e scaraventarla addosso a voi. Amatela e compatitela, e a me suo padre, poi credetemi, per sempre vostro umilissimo parente Gaetano Semolone. Orvieto, lì, 9 maggio. Che ha chiuso la lettera, Signore, io ero molto contrario a questo matrimonio, ma vedendo che mio figlio piangeva la mattina,
piangeva il pomeriggio, piangeva la sera, piangeva la notte. Piangeva sempre questo. Dissi fra me e me, questo ragazzo mi prenderà di certo una brutta malattia. Reumatismi. Sì. Contentiamolo e non se ne parli più. D'altronde c'ha 600.000 lire di rendita e può sposarsi una giovane che gli vuole. 600.000 lire di rendita? E che cosa sono 600.000 lire? Ma chi l'ha viste mai? Dunque, vedendo che mio figlio si era ridotto mezzo per questa signorina, si decise di contentarlo. Solo mia sorella, la contessa qui presente, all'inizio era un po' duretta, sì. Era molti anni fa, ma mo è molla. Sì, sì. Ma poi ha finito con la cedri anche lei. Sì, l'anno passano. Bene. E certo, se ero duretta, c'avevo le mie ragioni. Perché se ci passava sopra mio fratello, il marchese Ottavio, e l'altro mio fratello, il principe di Cassarola! Casador, come disse, Casador! Casador, ho sbagliato. Erano padroni di fare quello che volevano, ma io, la contessa del ciliegio! Del Chiaraggio, contessa, del Chiaraggio! Questa contessa mi sbaglia sempre i cognomi! No, scusate! No. Del Chiaraccio lo dicono i villani. Noi altri nobili diciamo del ciliegio. Mi pare che c'ha ragione la contessa. Ma il Chiaraccio chi lo dice? Proprio la gente di strada, certo. No? Sente il sterzo carciofo. Dunque io, la contessa del ciliegio, apparentare con una ballerina. Questo mi faceva stare in attitudine di sospensione. Ma poi, vedendo che la ragazza aveva buon principio, buona fine, buone feste, buon anno, buon anno, auguri. Ho detto, ebbene, sia fatta la vostra volontà. Come in cielo e così in terra. E io ve le ringrazio con la faccia per terra. Perché esagerato. Ecco, è servito, cavaliere eccellenza. Ah, bravo, qua, prego. Prego i signori di accettare un gelato. Ma per questo disturbo! Ma che disturbo, è dovere! Nient'altro che dovere! Sa, noi sempre gelati! Ma fa freddo, eh! A casa un freddo, sì. Non mangiamo gelati da 6 anni! Da 6 anni? Da quando c'avevo 6 anni! Ma dunque, buoni! Ma vostra figlia, questa gema, quando ce la farete conoscere, quando? Ma io non ce l'ho le figlie sceme. Ma vedi mio cavo, lui è la Gimoscia, io la Rimoscia, abbiamo due cose molte. Pensa per te, pensa, state buono, è buono. Va bene, mi piace. Sì, cavaliere chiamare mia figlia Gemma. Subito, cavaliere Cinezza. E poi, guardi, glielo dico tra me e me, è molto meglio di tante ballerine che ho visto a Parigi. Oh. Ah, principe, siete stati anche a Parigi? Ma io, cavo mio, conosco più Parigi che Canale, frate, quante volte sono stato a Parigi? Ma certo, questa gema, quando arriva questa gema... Ecco qua la signorina! Vieni, figlia mia fortunata, nobile figlia! Bacia la mano al tuo secondo padre e ai suoi nobili parenti. Obbedisco. Bella ragazza. Questa è proprio buona. Bella.
è veramente una graziosa puzzella! I parenti del tuo carissimo genio acconsentono al matrimonio. Mo sei contenta? Ti pare? Contentissima! Dopo il matrimonio di mio cugino, dovrete pensare di maritare anche me. Sì. Perché se non parlo e scombina tutto! Come scombina? Sì! Ma sì, è un intercalare che c'ha la bombina! Lo dice spesso, sempre, scombino sempre. Di qua, scombino di là! La birichina! Aliasse di Adele! Sta a fare le pizze, sta a fare! Va bene, Contessina, si penserà anche a lei! Sì. A proposito, Marchesi, voi giorni fa mi dicesti che vostra zia, la principessa di Caseova, voglio dire Casador, moglie di vostro zio qui presente, era molto ammalata. Adesso come sta? Male, molto male. Malattia inguaribile. Si è ammalata perché ha poche difese umanitarie. Poverina, si è ridotta così, proprio così. Come una salama. Aspirante ancora. Aspirante, salama. Vedi, ieri sera sono arrivati 4 medici da Londra e 2 dall'America. E dopo averla osservata, rigirata, ripitolata, hanno detto: Principe, tu a tua moglie non ci pensare più. Perché non c'è più né polmone né fegato. Cioè il fegato c'è, ma è poco. Proprio l'anticchia, proprio niente. Non basta manco ben fritto. Yes, dissero, se la milza si mantiene ancora fresh, può campare un'altra settimana. O giù di lì. Però è molto difficile perché c'è un'ernia inquinata e la milza ha preso del cuore. Poverina fa proprio compassione. Non capisco perché dire tante bestialità. Mi piace quel carattere del principe. C'è la moglie moribonda, si occupa. Ma sì, ma d'altronde si deve morire una volta. E quindi che muoia, la seppelliremo con tutti i conforti. Tutto lì, e poi pazienza, ne sposeremo un'altra. Però che bel carattere. Già. Cavaliere Eccellenza, sì. Qui fuori c'è una persona che desidera parlarvi. Chi è? Dice che si chiama Gioacchino Castello. Padrone di casa, come c'è? Questo deve essere il proprietario di quella casetta sulla rocca che forse acquisterò. Sì. Ma adesso non mi sembra il momento. Direi di no, direi. Direi proprio no. Ma come fanno? Se ci becca, se ci no. Tira questo ombrellone, torna il mio centro. Signor Castello, ma io mi aspettavo stamattina, sei venuto proprio adesso. Scusate, ci ho avuto tanto da fare, che volete? Però mamma, è impossibile parlare. C'ho qui una famiglia nobilissima. Si tratta della fortuna di mia figlia, capite? Vabbè, ho capito che la passerò un'altra volta, non si preoccupi. Mi fareste un grosso favore. Scusate, se vi ho disturbato a quest'ora, è che non sapevo che il signor Gaetano ci avesse gente in casa. E si stanno a piacavocciate? Vabbè, allora continuate pure, non vi preoccupate. Ma allora, signor Gaetano, ci vediamo, tornerò un'altra volta, arrivederci. Scusate, grazie, disturbo, arrivederci. Signori, faccio le mie scuse. No! Ma che scuse, quando si parla con noi non si dà retta a ognuno. Noi non siamo abituati ad essere trattati così. Non succederà più, ritiri l'offerta, non succederà più, sarà la prima e l'ultima volta. Va bene, ma se torna quell'uomo non lo fate entrare più, Va bene. Mai più, eh? Va bene. Dunque è tutto a posto riguardo al matrimonio? Tutto, non ci sono più difficoltà, non è vero? No, nessuna. Siamo tutti contentissimi. Sì. E adesso io vorrei dirvi una cosa. Oh, prego. Ma non so come la prendere.
Ma dite, voi dite. Ho paura d'offendervi. Ma no, provate, è possibile. No. Siccome oggi era il compleanno di mia figlia Gemma. Gemma. E io avevo ordinato al cuoco un piccolo pranzetto. Ah, sì, sì, sì. Che dici? E adesso vorrei sapere se... Sì? Ma ora voi parlate. Ma provate, ma è possibile adesso. Lo dico. Ma sì, ditelo, no? E non cambiate idea. Ma parlabbiate? Ma no, non si sa. Voi provate. Provate. Siamo a tavola, io e Gemma solamente. Sì. Non ci sono altre strane. Potrei avere l'onore di farvi pranzare con noi. Oh! Oh! Che cosa è uscito da quella bocca? Oh! Noi non siamo abituati a mangiare. Ma che ritiro, quel che detto è detto. Contessa, voi cosa ne dite? Fate come volete, Marchese. E voi, fratello? Ma per me accetterei. Sì, eh? Sicuramente. Va bene, allora va bene, ma giusto un antipastino per ammazzare lo stomaco, ecco. 6-7 billi così. Sì, una cosa leggera. Benissimo, e io vi ringrazio fino alla morte. Speravo fino alla tua. Ma lei è proprio tanto contento che noi ci fermiamo a pranzo qui? Contentissimo. E allora per farvi contento rimaniamo anche domani. Domani, dopodomani, quanto volete voi? Pure una settimana? Ma pure un mese. Pure 2 mesi? Ma anche 6 mesi. Un anno? 2 anni. Due anni, va bene. Due anni. E ricordate che sono rinnovabili, eh? È chiaro. Molto bene. E adesso... 2 anni, permettetemi. Sì, vado a dare degli ordini necessari per il pranzo. Benissimo. La tavola deve essere ben imbastita. Certo, mi sembra Gemma, giusto. Porta nella tua stanza la signora contessa e la contessina e fagli togliere i cappelli. Avete una stanza abbastanza grande. Tutto quello che vogliono. Sì. Questa è casa vostra. Il principe e il marchese possono girare un pochetto per la villetta. In cucina, per esempio. Sì, è vero. Qualunque cosa desiderate, suonate il campanello e sarete serviti. Io torno subito da voi. Ma prego, fate pure. Intanto fate portare, non so, qualcosa di leggero, due polletti, una guaglia. Tanto per... Sì. Sì. Dunque... Resterete a mangiare con me per 2 anni. Sì. Vi faremo questo favore. Che grande consolazione. Che bella cosa. Sì. Avere in casa mia 4 signoroni come voi. Ma io non sto più nelle panne per la contentezza. Voi non vedrete mai più da qui, eh? Non si preoccupi. Chi sta più sicuro porta il fabbro, foffa una catena e battacca a tutti e 4. Non è così, andiamo a finire in catene. Mi sa proprio così, sì. Che bella cosa. Bella che bella cosa. Bella. Ma non me stavo aspettando, sto grande onore. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Bravi, seguitate sempre così. Andalo qua, ma che si basta che si mangia, poi dopo. Però Felice, state attento a non dire tante bestialità, il fegato, i polmoni, la milza, ma che c'entrava tutto questo? Io ho capito, ma riguardo la malattia non sapevo che dire. Ho capito, però state attento. Ma signori? Paoletta? Gegè? Ma voi che ci fate qui? Ma come? Io sono il padrone di casa, bellezza mia. Ah, benissimo! Ah, dunque siete voi che state facendo la finzione? Eh. Che bello, almeno poi dovremmo stare sempre insieme, bellezza mia. Che come dovremmo stare sempre insieme? Scusa, io sono babbo, eh? Ah, voi siete il padre. Sì, sono babbo, sì. Oggi sono passato in casa vostra, ma non vi ho trovato. Sì, se siete stato in banca, ci vuole fare un attimo un'operazione. Sappiate che amo vostra figlia e me la voglio sposare. Sì, eh? Sì, vabbè, ma adesso non potremo mica parlare di questo, c'è altre cose da fare, no? Certo, cioè, domani se ne parla, adesso però te ne devi andare, eh? Ma come domani? E io la pace col babbo quando la faccio? Sai che puoi fa? Noi adesso ci mettiamo a tavola, tu arrivi, ti presenti con una bella barzelletta e vedrai che finiscono tutte le storie. Vabbè, fai così, Paoli, amami. Amami. Oh, ma io sono il babbo, non hai capito come io sono un giovane ricchissimo.
E posso fare la fortuna di vostra figlia? Sì, arricchisco. Pasqua, combina che tu stai sulle pietre depilate. Lo so. Tu va là, va. Andiamo a parlare allora, prego. Vai. Prego. Andiamo in giardino, andiamo. Gemma mia, quanto sono contento. Anch'io, non so come ho fatto a tenermene risate. Ho capito, però stiamo attenti perché se il babbo si accorge ci fa un cancello, Ma che dite? Non vi dovete preoccupare di niente, ci sto io che riparo tutto. Signor, venite con me, andiamo dentro. Comunque per me non se ne accorge nessuno, Perché io la contessa la faccio proprio bene. Ah, mi sono accorta, ha detto quelle 3-4 sciocchezze. La cassarola, Le sciocchezze di lei? E voi no, Ma il polmone, il fegato, la milza. Ma io lo so, però io ve l'ho detto, riguarda la malattia, non sapevo che dire. Sì, però dovete fare attenzione. Ho capito, ma quando si mangia? Tra un po'. Mamma mia, che bella cosa essere nobile, ossequiato, cerimonie, complimenti, scappellamenti. Ah, ma che campano a fare le pezzette? Ah, ma io sono pezzente, giusto? Che hai detto di? Il mondo dovrebbe essere popolato da tutte ricche, tutte nobili. In fondo io un po' giovane, so, una botta di fortuna mi potrebbe pure capitare. E appena che ci avrei le soldi, andrei a cercare la mia moglie e gli direi: Bettina, vuoi parlare con me? Ebbene, se non hai il cappello, non puoi stare con me. Che bella vendetta! Che sgridata che mi fece, mamma mia, che mortificazione. Vabbè, ma adesso io non ci devo pensare. Io adesso sono un nobile e come un nobile mi ci può andare qualsiasi cosa. Che mi ci potrebbe andare? Un bicchierino di vermouth. Come andate, eccellenza? La mia moglie! Ma me lo dà lei il bicchierino! Eccellenza, sono venuta io perché quando il campanello suona una volta tocca a me. Che comandate? Se ci parlo questa mi riconosce. Io so tutto. Sto dalla parte della signorina. Lo so che questa è una finzione. Allora lei sa che sono tuo marito? Bettina mia, moglie mia! Felice! Pezzo di infame, ma sei tu? Ma lo sai o non lo sai? Scellerato infame, uomo senza cuore! Vieni qua, 6 anni sei stato lontano dalla tua moglie! 6 anni senza preoccuparsi più se sta donna era viva o morta! 6 anni senza farmi vedere una volta quella buona creatura! Ma parla, tu sta Peppino, ma scalzone! Tazzitta! Non fa casino, che qui si scopre tutto. E tu c'hai ragione, io non lo posso fare così, non lo posso dire chi sei. Però, tu lo vedi questo? Io te lo sbatto sulla capoccia se non mi dici subito dove sta mio figlio. E questa mi sbatte per davvero qualcosa sulla capoccia? Allora parla, mascalzone. Ma non lo può dire chi so io, adesso ci penso io. Il mio riserva. Lei non sa chi sono io e io non so chi sia lei. Io sono il principe di Casa d'Or. Mostrilla si sa fa. Che mi importa? Dov'è mio figlio? Indietro servo, chiamo qualcuno che mi fa stare al suo posto, Comandante eccellenza. Mamma mia, mio figlio. Ma che è una riunione di famiglia? Sto guardando, chi è? È Peppino, il nostro figlio. Peppino, figlio mio, quanto abbraccio, quanto ti sei fatto bello, dammi un bacio. Ma chi siete? Ma sono la tua vera mamma. Ma principe, ma che è successo? Vince, vieni qua, questo è mio figlio. Erano 6 anni che non lo vedevo più. Ma com'è che tu stai dentro sta casa? Vincenzo, ma babba a me! Ma qui stiamo uscendo dal seminario però!
Principe, scusate, ma quel Bartasso è il mio figlio. Figlio! Andiamo su! Andiamo! Vincenzo, non andate di fretta che io non sono tutto da stamattina! Ma come se avessi fatto qualcosa oggi! Ha mangiato e bevuto come maiale! Esatto! E mi sono fatto anche due bottiglie di cardetto! Ma mo te cardo io! Muovete, andiamo su! Ti ha portati fuori i lumi! No, sono rimasti solo sti due! Allora ti è! Portali fuori in giardino! Che sì. Il padrone vuole via il caffè. Dai, su, muovi. Va bene, Vincenzo. Il caffè lo voglio amaro. Dai, questo mi sta combinando. Vincenzo. Come andate, Cagliè? Il giardino è pronto? Sì, sì, tutto a posto. Bravo, bravo. Oh, dice, ho fatto una bella figura, eh? Quando hanno visto il servizio d'argento dorato, sono rimasti a bocca aperta. Ma poco mi hanno mangiato. E poi dicono che i nobili mangiano poco, ma non è vero. Sono tutte chiacchiere, quelle mangiano più di noi. C'è stato specialmente il marchese d'Amorino. Mamma mia, che si è mangiato quello. E la contessa di Del Ciliegio. Oh, mamma mia. Ah, però io ho avuto piacere, eh. Tu non puoi immaginare quanto sono allegro stasera. Ci credo, eccellenza. Per altri mille anni, mille anni. Grazie, grazie. Lo sai che ho fatto pace anche con mio figlio Gegè? E è venuto mentre stavamo a tavola. E che devo fare? Ma poi si capisce, sempre figlio, È giovane, vuole farlo chic. Sì. Ma quando c'è risolto mi ripiglia. Però mo ha giurato che non lo fa più, E mi ha baciato la mano due volte. Solo che a tavola si è messo a sedere vicino alla contessina. E si sono messi a parlare fitto fitto tra di loro. E io tra me ho pensato, tu vedrai che se ne accorge la contessa, ci rovina la serata. Ma per fortuna né la contessa, né il principe, né il marchese si sono accorte, sa? Fortuna. Vabbè, io vado a vedere come ti hai messo il giardino, eh? Vengo anch'io. Andiamo, andiamo. Poro Peppino, sono tre ore che sta a dormire là sul letto mio. Quante cose mi ha raccontato. Lo faceva sta senza camicia, quella disgraziata. Ma capiterà che l'incontro prima o poi, e allora famo i conti. Signora, io vi devo, se conosciamo signora, signora, io vi devo parlare, e voi mi dovete da star a sentire. No, io non ho da sentire niente perché vado di fretta. Voi dovete stare a sentire la ragione, io vi devo dire poche parole e voi mi dovete da star a sentire. No, fammi una cosa. Parliamo domani, quando ha smaltito lo champagne. Io non ho bevuto e non ho bagnato. Non se direbbe. Odoratemi il fiato. Ho bevuto una zuppa di lacrime, non ho fatto che piangere per tutto il pranzo io. Sentite, signora, io vi devo dire poche cose e ve le voglio dire. Adesso m'acceccio perché lo dico meglio. Tutto quello che vi dissero fra me e Luisella erano tutte zitta 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 zitta. Erano tutte zitta 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 zitta. Tutte calunnie. È vero, non lo nego. Ci sono salito 2, 3, 4, insomma ci sono salito su da Luisella. E si sa, la moglie del vicino è sempre più verde. E fu un amore plutonico. Ma quando voi mi avete pizzicato che mi avete dato quel battuto, fu tale la mortificazione che decisi di non farvi vedere più nostro, vostro figlio. Perché voi vi chiedete? Perché così avremmo. Voi, quando me lo mandavate a chiamare, avremmo potuto fare pace. Ma voi non l'avete fatto. E io, tristemente, ritornai da Luisella. Il resto lo sapete, io un po' meno. Che belle scuse. E quella buona creatura
senza camicia? Poi dico un padre che fa stare il figlio senza la camicia. E che ne direste voi se neanche il padre ce l'ha la camicia? Che bella scusa, eh? Belle cose. Una famiglia di scamiciati proprio. Signora, ora ditemi, come mai che Vincenzo, il servo di codesta casa, è il babbo di Peppino? Perché quel povero bardazzo se moriva di fame. Oh, il compare Michele l'ha mandato a servirmi a sta casa. Trattandosi di un bardazzo, però, il padrone certamente non l'avrebbe assunto. Allora, Vincenzo, essendo amico di Michele e avendoci avuto compassione, ha detto a Peppino, chiunque ti domanda di che sorto babbo. Possibile? È possibile. Allora, Bettina mia, si è mai detto la verità? Principe, scusate. Vedute. Ma che state a fare lì per terra? Ah, cercavo di voi io, giusto? E per terra vi cerco. Che sono, lo scarafaggio? Pensavo che eravate al piano di sotto. Vince, abbi pazienza. Siccome l'illustrissimo signor principe se crede che Peppino è figlio tuo, dì la verità. Perché quel bardasso ti chiama padre? Io ve lo dico, eccellenza, però mi raccomando, non dite niente al padrone. Io, niente, Peppino l'ho trovato in mezzo alla strada, abbandonato da tutte quante. E allora mi faceva pena e l'ho presentato qui come fosse il figlio mio. E gli giuro, eccellenza, che gli voglio bene proprio come fosse il mio di figlio. E se potesse sapere chi è il suo babbo, gliele darebbe tante, gli direbbe pezzo d'infame! Con quale cuore ha potuto abbandonare un figlio in mezzo alla strada? Al padre questo. Sì, al padre. Al padre. Tu sei la bestia, tu sei la carogna. E gli giuro, eccellenza, che passerebbe in guaio. Pum! Alla faccia sua. Sempre al padre questo. Al padre, sempre al padre. Sempre al padre. Ma perché, Bettina, il principe si crede che eri mia moglie? Sì. No, io guardi, a Bettina non gli so niente. Permettete? Fate pure. Il padre di quel figlio è l'infame, un infame! Sempre il padre questo, eh? Il padre, sempre il padre! Io mi sa che busco da questo. Ma allora, Bettina mia, se mi ha detto la verità, guarda, io ti prometto che non ti faccio arrabbiare più, ti giuro. Vabbè, staremo a vedere. Senti, ma dimmi una cosa, ma Peppino, dove sta? Che me lo voglio abbracciare e baciare? No, perché sta di là a dormire sul letto mio. Se ti vede vicino al letto conciato così che mette paura, no. Ma io lo voglio baciare un pochettino sull'epidermide, non lo sveglio. Basta che non piangi, però che quando piangi sei brutto, devi appare. Invece in posizione di riposo. Ma dai, poi guarda, ti giuro, non ti fa arrabbiare più. Sono state le gente che si sono messe dei mezzi. Ecco, andiamo là da Peppino. Dov'è Peppino? Adesso facciamo la pace. Però io non ci posso credere che il principe si innamorasse di Peppino. E ci dovete da credere. Io prima, quando sono entrato, l'ho trovato tutta due qui. E il principe per terra in ginocchio gli diceva: Bettina mia, se è così, se mi ha detto la verità. E che è questa verità? Ah, non lo so, però sospetto una cosa. Il principe si credeva che io ero il marito di Bettina e mi sa che lei è stata di che ne era così. Certo, è molto saltare. Ah, non lo so, sa. Vabbè, non fa niente, non ti preoccupare, se la vedrà lei. Quello è sposato e Bettina potrebbe litigare con la principessa. Allora, anche il principe potrebbe litigare col marito di Bettina. Ah, perché Bettina è sposata? No, e c'ha pure un figlio. Un figlio? E lo sapete chi è? È Peppino, quel bardasso che vi ho presentato. Peppino? Ma come, non era figlio a te? Sì, è figlio mio, però il padre è il marito di Bettina. No, io mo perdo la testa, ma tu a Bettina che gli sei? Ma io non gli so niente. Vabbè, in passato ci ho fatto l'amore, però ecco, io a Bettina non gli so niente. Ah. Mi raccomando, non dire niente a nessuno, eh. Ma te pare, però non dovevo riparare sta cosa. Tu, va a prendere il caffè e portalo fuori in giardino. Va bene, subito, eccellenza. Ma te pare? Principe, io si è innamorato del Bettino. Eh già, è quello con lo champagne, ha visto che quella era buona. E poi è principe e ha detto: e vabbè, a me che me frega se sono sposato. Ma intanto come si può fare? C'ha pure la moglie moribonda. Boh. Come si può fare? Come si può fare? Babbo, ma che avete fatto? Ci avete lasciato?
Ma siete sparuto! Senza di voi, capirete, siamo della gente morta. E poi non mi pare che sia atto legale abbandonare i convitti a tavola e non fare più la comparsa. Ma state zitta, oh, ma state zitta, che chiama? È che volevamo fare un brindisi alla vostra salute, ma non vi abbiamo più visto. Ero venuto a andare a vedere il giardino era illuminato e se non vi dispiace lì prenderemo il caffè. Nel giardino? Sì. Ma è una bellissima idea. Se i signori permettono, io e la contessina andiamo a vedere il giardino illuminato. E non c'è bisogno perché mo ci andiamo tutti. Ah, se ne volevo tanto il giardino. Ma a proposito, mio fratello, il principe, ove? Se ne ha mangiato 78 di ove. No, ove, ove, è sparuto pure lui. Io che ne so, anzi, credo che era con voi. Ma no, si è alzato da tavola e non si è più visto. Quanto te giovi. Che sta dentro la camera, la bettina. E mo vado a vedere, Signori, accordatemi 3 minuti di permesso. Vado a prendermi un fazzoletto. Ma prego, fate pure con comodo. Gemma mia, quanto sono contento! Però papà, sei stato venuto! Paoletta, quale di questo petto? Mi vuoi bene? Ma sì, tanto, tanto! E tu, Pasqualino, non mi dica niente, anima dell'aria! E tu nonno, cariola, ma state ferma, state, no? E sta buono, no? Ah, e state ferma, state, no? E sta buona! Silenzio, eccomi qua a voi. Ma tu pensa, stavo urinando dietro la porta di Bettina e ho trovato il principe che stava a baciare Peppino e diceva, figlio mio, figlio mio. Ma insomma, se non lo sapete, sto bardasso di che cavolo è stato. Allora, signori, vogliamo andare? Ma prego, andiamo pure. Prego, andiamo. Contessa. Cavaliere eccellenza, c'è fuori la principessa di Casa d'Orre e sua figlia. La principessa di Casa d'Orre? Sì. Mia zia, possibile? Mo che mo magnavo si aspetta il digestivo, Ma che si vostra zia? Vostra cognata? Ma io non so, ma siete sicuro che vi ha detto proprio così? È la principessa di Casa d'Orre? Sì, io gli ho chiesto che volete. E lei mi ha risposto, stava anche mezzo male, mi diceva... Sì. Qui ci sono i miei parenti, sì. Qui c'è il principe e il mio marito, perciò... Annunziali. È morta. Non lo so, sta ancora fuori, adesso andiamo a vedere. Ma come quella non c'ha più né fegato né polmone, se ne va in giro. E qualcosa di serio ci deve essere. E chissà che vedete di. Vado subito a ricerca. Vengo con lei. Sì. Ma che sì, a me si va nel dosso perché qui ricogliamo e ci mette con la palla. Ci sarà qualche equivoco, non vi preoccupate. Sì, qualche equivoco. Io dico che è meglio se fuggite per il giardino. Sì, ma senti quest'altro, ci vedono scappa fuori e questo restite così, ci pigliano per l'altro e ci arrestano. Core, me lo diceva a me da non venice. Ma quell'animale è felice, ma dove sta? No, Marchesi, pensateci voi perché se ne sta voi e mi diceva sto casino. Ci sarà uno sbaglio, coraggio. Ci sarà uno sbaglio, tutti che sei, sì, va presto. Ma sta principessa che gli è passato per capo, no, devi dire. È il problema, grosso. Come famo? Piano. Piano, principessa. Piano. Ecco, siamo quasi arrivati. Ma il Luciano, piano. È morta? Magari. Principessa, ma come ti passa per capo di uscire a quest'ora, voi che siete tanto ammalati? Ma che sì, baciate la mano la zia e la cugina. Marché, abbracciate la cognata della nipote. Sì. Ammazza che parenti infami che sono. Cognata mia cara, cognata. Che ti sei ammattito, lui si è mannaggia. E cugina, cara cugina. Fatte esplode come una mina, ma dove? Fatte scoppiare. Zia mia. Ma perché avete fatto tutto questo? Ci è sembrato proprio strana, cara cognata, questa vostra visita. Con la malattia che ci avete, uscire di casa significa proprio abbreviarsi la vita, possa morire. Quindi l'ho detto anch'io, la venerata madre, ma sicura che mi ha detto, madre, siete troppo malata. Con quale coraggio vi presentate in quella casa? Dove andrete a mettere la faccia? In quale parte del mondo potrete...
cose, eh? Sì, è vero. Io non dovevo muovermi da casa. Ma che volete? Mi sono vista sola. Sola. Abbandonata da tutti. E mi sono detta, già che devo morire, voglio morire in mezzo ai miei direttissimi parenti, tra le braccia del mio amato consorte. E beh, è venuto a morire dentro casa mia. Oh, signore caro, perdete tempo inutilmente. Lottate contro questa donna che ha sofferenza al cane. Ma di quali cani sta a parlare? Lo so che voi poco mi curate e che aspettate con ansia la mia morte. Lo so, ma sapete come si dice? Morte desiderata non viene mai. Ah, questo è certo, questo è certo. Se aveste avuto un po' d'amore per me, dovevate dire. Il medico vi ha proibito di mangiare. Madre, veramente il dottore ha detto che... Sì, lo so, ma adesso sto meglio. Mi sono mangiata 2 uova alla cloche e un po' di pane. Sì, Ha fatto una colazione leggera, dici questo. Giusto per averci anch'io la forza di venire qua a vedere la bella sposina. E poi devo parlare con mio marito, il principe, di un affare molto serio. Ma dov'è? Dov'è il principe? Non sta giurisco. E non sappiamo, forse sarà andato fuori in giardino. Allora andiamo in giardino a trovare il principe. Ma come? Vorresti in giardino? Non sarà che l'aria mi fa male? Ma no, anzi mi fa bene un po' d'aria, su, datemi il braccio. Ma madre, attenzione all'aria, non vedate troppe arie. Ma che dite, può uscire fuori in giardino? E anche se le fa male a voi, che cosa ve ne importa? E allora, principessa, andiamo. Piano, perché mi sento debole. Piano. Si vede che sono stata troppo al sole e mi sono presa una consolazione. E poi a quest'ora mi si abbaglia la vista. Mi vengono i dolori, le convulsioni, quante cose. Oh mamma mia. Mo che vuoi in giardino la sotterra sotto un albero di limoni. Ma sapete quando è che mi calmo? Quando vedi il principe. Voi fatemi vedere il principe ed io mi calmo. Andiamo. Voglio vedere il principe. Vedete pure voi che questa mi dovesse pure in braccio. Tanto... Voglio vedere il principe, sì. Voglio vedere il principe. E poi andiamo. Mi si è messa una veglia. Madre, che accompagni io. Ma cosa vorrà fare? Io non so. Dai, vieni, Gegè. Vengo, bellezza mia. Io mi sento dentro le rene stasera a buscamo, guarda. Ma falla scoppiare, Luisella, che è venuta a rompere, che stavamo tanto bene. Ma state buona, muovete, passa avanti, passa, mezzo il baccalà, muovete. Dai, si può? Ma non c'è nessuno. Eppure il servo mi ha detto che stavano tutti qua. Forse saranno andati in giardino. Guarda, c'è illuminazione stasera. Quanta bella gente! Che vedo? Eugenio, mio figlio! Quella donna farà scoprire tutto. Ma chi è? Babbo! Qui ci vuole coraggio. Sì, proprio io, che vengo a domandarvi che cosa venite a fare in questa casa. Eugenio! O mettete giudizio oppure vi allontanate dal vieto e non vi fate più vedere. Vostra zia, che adesso pensa a me e a voi, se un domani apura la vita che fate sarà una rovina per voi e per me. Ma quale vita faccio? Amo una buona ed onesta ragazza. Ho promesso di sposarla e la sposerò. Parlate della ballerina? Sì, certo. A sposarla? Sì, sposarla, babbo, perché lei è un angelo. Lei m'ama tanto ed io non cerco di meglio. Ed io, vostro padre, mi oppongo. Voglio parlare col principe. Oh, voi qua. Ma come? Nessuno mi diceva niente. Ma che si presenta il signor Bebè? Il signor Bebè? Eh sì, è così che se vuole far chiamare. Dice che è il suo pseudonimo. E io non voglio contrariarlo. Mi porta qualcosa a voi? No, assolutamente. Signor Bebè, vi presento il marchesino al tamburino. Tanto piacere. E viene spesso qui il signore? Ma che spesso, così, qualche volta? No, spesso. Ma che spesso? No, spessissimo. È esagerato. E voi non dovete dire bugie. Capite?
questo viene a fare lo spasimante. Ma mo ha saputo che siete il fidanzato della mia figlia e non ci vieni più. Ah, ho capito, ho capito. Signor Bebè, voi non dovete dire bugie, se no siete un cattivo personale animo. E lei è dunque il signor Bebè? Lei dunque viene spesso in questa casa? Io sono vostro padre, sono un uomo e non debbo rendere conto a voi delle mie azioni. È giusto. E infatti credo che la cosa migliore da fare sia che io me ne vada. Permettete però che prima vada a raccontare tutto a mia zia, la principessa. Ah sì, questo lo farò. Le racconterò la storia con altri nomi. E poi alla fine le dirò: chi pensate che sia più onesto dei due? Il padre o il figlio? Fermatevi, Eugenio, voi non farete ciò. Volete sposare Gemma? Ebbene, sposatela. Ma col vostro consenso? Col mio consenso, ma... Ah, e allora le dirò tutto. E le dirò che quel padre si chiama Ottavio, soprannominato il signor Bebè, e che quel figlio si chiama Eugenio. Va bene, figlio degenere, vedremo di aggiustare la cosa. State dentro da mezz'ora e non mi avete ancora detto niente. Chi c'è? Chi c'è? Mi dica. C'era Bettina, io non potevo parlare, capito? Lo sapete? A me quella ragazza mi piace. Mi sono accorto. A proposito, principe, sapete chi è arrivato e vuole parlare con voi? Chi? Niente meno la principessa, vostra moglie. E adesso come faccio io? E io che ne so? No, dico come farò! ci dovete parlare, se no pure quella la fanno, non gli si calma. A lei. Oh, signor Bebè, scusate se stasera non vi do tanto retta, ma sono occupatissimo. Vi presento il principe di casa, no? Chi? E da là poi c'è il marchese Ottavio Tamburino. Io? E la contessa del Chiaracio, la contessina del Pornello. Perciò, abbiate pazienza. Ma che sì, fate voi le mie veci. Mo ve la porto. Ma che diavolo di pasticcio è questo? Il principe, la principessa, la contessa? State tranquilli, vi spiegherò tutto io. Ci sarà da ridere a crepapelle. Caro zio! Caro nipote! Caro zio! E caro nipote! Madonna, mi credevo che mi messo un palo al collo qui. Il signor principe di Casador. Addio, addio! Il signor principe di Casador! Ma ce l'ha con me, sciuprinato! Oh. Eugenio! Eugenio! E questo non mi dà udienza, ma io penso come fuoco con la principessa, sentirai che litigata che si fa muovere la principessa, mo! Ma che gli dico io? Ecco! Oh. Ah, ecco qua, principe, visto che ti porto. Marito mio caro, vi devo dire tante cose, abbracciatemi. Oh, bambino mio caro. Oh, cari, mannaggia chi t'ha allattato. Fratello, non avete visto? Lei non è morta ancora. No, ancora no. Che ne dite di questa visita? E cosa devo dire? Ci ha fatto tanto piacere. Siamo rimasti tutti meravigliosi. Sì, ma come mai tutta questa meraviglia? Certamente io non ero morta ancora. E tu, principe, avevi già scordato la tua principessa. Ma no, poco fa noi parlavamo di voi proprio. Scusate, principe, io qui sono di troppo. Voi forse dovete parlare di affari di famiglia. Se credete, mi allontano. Eh sì, mi piacerebbe rimanere da sola col principe. Sì, per darmi una mazzata. Sì, c'ha ragione. Ma mio fratello e mia sorella possono rimanere, sono parenti anche loro. È ma giusto, sì. Io ancora non sono parente, ma tra un po' lo sarò anch'io. Perciò, per ora fate il vostro comodo. Ma quanti è la tua quella, eh? Sì, ma sta buona. A quanto pare non ci avete avuto troppo piacere che sono venuta qui, eh? Viene un po'. Perché Pasquale si morde le labbra, Concetta mastica veleno, tu mi morti la faccia. Ma che vi credevate che a casa avevate lasciato la serva? E che dovevamo fare? Rimani a casa a lavare i piatti, che poi che te lavi che non si mangia manco in la casa.
Avete fatto una buona cosa? Voi tutto dovete farmelo per venire qua perché ve ne stavo avvisato. Alla fine poi si trattava di un paio di giorni, mica di 2 mesi. Ma mica era andato in villeggiatura, sa? Mica era andato in campagna. Si trattava di far favore a un amico e dunque poteva venire. Io ci sono venuta, mi sono fatta prestare sto vestito da una signora e mi sono presentata. E fortunatamente la mamma ha trovato uno straccetto pure per me. E certo, mi pare che ha fatto una cosa buona per colpa vostra. Ci è venuto una gridata dal marchesino, avete capito? Scusatemi, ma questi sono dei Pucciotta, Qua non mi chiama Pucciotta perché se no si sa come andiamo a finire. Senti, qui non ha da strillare, qui ha da sta calma, tu ha da sta calma, perché qui siamo a casa del signore e non ha da strillare! Ma chi è che se sta calma? Io non ci sto calma, io ti ho detto che me ne voglio andare perché non te voglio vedere più! Ma chi te vuole vedere più? Per causa sua ci ho avuto un sacco di guai io! Sì, per causa mia, ma se te sei sempre stato disperato! Felice caro, mi pare che ce l'avete dimostrato abbondantemente, abbiate pazienza! Ma senti Pasquale? No, e c'ha ragione lui, questo nuovo perché conoscendo a te che diventa un pezzente. Conoscendo a me, ma se questo mi ha impegnato tutte le pegne mie. Anche un'altra volta la faccenda delle pegne, mamma mia, mamma, chi me le dà 47 miserabili lire? Me ne dà tu? Sì, vabbè, l'avanzi. Chi me le dà a me 47 miserabili lire? Le do io. Bettina? Sì. La moglie? La famosa Bettina. E mo che volevo fare? Sta zitto te. Sì, bambina. Allora gliele date voi 47 lire, perché a voi non ve so niente 47 lire, no? Non direi che non ve so niente, Luise, perché io le guadagno con la fatica. E lo sai che ti dico? Vattene con le buone, se no te ne vai con le cattive. Oh, ma non ti fa minacciare così da questa, A me non mi fa paura. Bettina, tu questo non lo puoi dire. No, questo lei lo può dire perché lei è la moglie. Lei è la moglie. Ma la moglie se l'ha da via col marito che fa tanti imbrogli e mi ha imbrogliato pure a me. No, me l'ha da via con te che te mettesse con un uomo sposato. Ecco. E se capisci che una brava ragazza ste cose non le fa. Concessa, zitta, perché sennò te piglia stiaffi a te e poi tutte le altre. Non dica perché sta qua su. Oh, che volevo farmi qua. E che stavo già al posto San Patrizio, stavo! Principe, è senza baffo. È una mossa sanguigna. E che bella cercare dietro a me? Ma che è stato principe marchese? Ma quale principe? Ma quale marchese? Signor, ma che state a dire? Vanno imbrogliato. La malattia. Questi sono 4 disperati. E sì, e uno è il signor Felice Seccapieno, lo scrivano, E quell'altro è il signor Pasquale, è nulla facente. Fatemi capire che io con questa confusione sto diventato ostetrico, Un certo signore Eugenio che fa l'amore con la vostra figlia l'ha fatti travestì così per imbrogliarvi. E voi ci avete creduto? Ammazza calocco che siete! E uno era il marchese e quell'altro il principe. Poi c'era la contessa e addirittura anche la contessina. Sti 4 morti di fame. E mo sapete che vi dico? Portatemi le 47 lire, perché io se no dovunque mi trovo va a mollo un cazzottone che vi faccio perdere il sapore del pane. Marchese, principe, contessa. Ma andate a morire ammazzati tutti quanti! Ma è vero tutto questo? Gemma, ma che sì, non lo sa, ma che sì! No, ma... Non è... È la malattia, sta a parlare la malattia! Poi signor Gaetano mio, abbiamo fatto fare questa finzione perché io amo troppo Gemma. Ed ora sono pronto a sposarla con il consenso di mio padre qui presente. Ma voi siete il suo papà? Ma certo, è lui il Marchese Ottavio, è lui! Perché mi piaceva di amare? Signor Bebè? E per venire in questa casa in incognito, parlare con Gemma, conoscere il suo carattere e vedere se era degno di mio figlio. Ah, veramente? Parola d'onore. E meno male, allora sposatevi e il cielo vi benedica. Finalmente! Babbo, benedite anche me la contessina. La contessina mi ama, io la amo e ci vogliamo sposare. Ma quale contessina? Ma questa chi è? Ma è la mia figlia, è la mia figlia. E io sono la mamma. Bravo. E tu come ti sei innamorato così tutti insieme? Vabbè, con come fu? Tutti insieme? Noi famo l'amore da un mese e mezzo, da sai? Da un mese e mezzo? No, scusa, adesso. Sì, babbo, da tanto tempo.
sì, eh? E meno male. E per piacere che ho di marito la mia figlia, ve sposerete pure voi. Oh, che bello! Bellezza mia! Bravo, che signor Gaetano, bravo! Bravo! Bravo, signor Gaetano, bravo! Bravo, signor Gaetano! Ma già che vi trovate benedicendo, e invece io... A proposito, voi perché stavate in camera di Bettina e dicevate a Peppino, figlio mio, figlio mio? Perché io sono il marito di Bettina e il babbo di Peppino. E certo, eccellenza, siamo stati divisi in 6 anni e mo per combinazione ci siamo ritrovati. Certo, eccellenza, io m'ho presentato quel figlio come fosse figlio mio. Ma tu guarda l'imbrogli, e quel bardasso come ha fatto la parte naturale? In senso, ma è babba a me! E quanto sta? Sta in quella stanza, sta a mettere la camicia. Aspettate, aspettate, voglio vedere se si ricorda, Aspettate, signor. Bravo, bravo. Senti un po' una cosa, dimmi una cosa, ma tu, di chi sei figlio? Vincenzo, ma è babba a me! La mosca che ha fatto per abboccar vaso, Non è vero, questo te l'hanno insegnato, il tuo babbo. Eccolo qua. Oh, babbo! Sì, il babbo, che ha passato tante guaglie tra la vera miseria e la falsa nobiltà. Torno nella miseria. Però non mi lamento. Ci basta di sapere che il pubblico è contento. Ciao! Arrivederci! Vieni a fare!